Nuovo appuntamento con Molise Sport, ben ritrovati e un ringraziamento alla collega Valentina Cerlante che ha condotto questa trasmissione la settimana scorsa. Tanti argomenti sia nella prima che nella seconda parte. Basket e volley in particolare, in questa prima parte vi presento subito gli ospiti ringraziando Luigi Putalivo e Andrea Diorio che sono in regia. Umberto Anzini, buonasera Umberto e buonasera, grazie buonasera delegato a regionale FIPIC, lo spieghiamo di nuovo. Federazione italiana Pallacanestro in carrozzina. Sempre bene ricordare queste, queste sigle. Umberto. Ringrazio Mariano Maniscalco, grazie Mariano, buonasera. Grazie a voi, grazie a tutti. Allenatore della Energy Time Spike Devils Campobasso. Quindi parleremo di volley e parleremo. Di eh, basket. Però Umberto, prima ancora di parlare di basket, ma ovviamente il tutto è legato alla tua attività eh, per quel che concerne la pallacanestro, ovviamente, e anche parleremo del basket in carrozzina, eh, c'è stata la giornata regionale dello sport eh, scorso fine settimana e eh, c'è stato anche un qualcosa di importante che ti ha riguardato, poi abbiamo anche delle foto che faremo vedere. Lo vogliamo ricordare, Umberto? Sì, eh, una giornata della, dello sport che la presidenza del Consiglio ha organizzato in una maniera singolare, eh, partendo dal venerdì con un convegno. Si parlava di, di, di sport a tutto tondo, con tante testimonianze, un, devo dire un avvenimento molto ma molto ben riuscito. Eh, sabato e domenica, con molte dimostrazioni, eh, purtroppo eh, previste all'aperto, e sabato a Campobasso è stata, è stata colpita da un brutto tempo, per cui non si sono svolte tutte quelle attività che erano state programmate. Eh, però l'idea è stata molto credo molto positiva, molto accettata dalle associazioni, dalle, dagli atleti, da tutto il, da tutto l da tutto il mondo eh, sportivo molisano per, per come è stata interpretata, cioè, ehm, voleva, volevano avere come protagonisti proprio i ragazzi, cioè lo sport, il, il, il vedere lo sport praticato e quindi vedere l'ex Romagnoli allestito in una maniera in, incredibile con tanti campi eh, con eh, postazioni al coperto con gazebo dove c'erano tutte eh, impegnate federazioni associazioni eh, tut tutti coloro i quali si occupano di, di sport è stato veramente un bel colpo d'occhio eh, per chi pratica sport per chi eh, è in questo ambiente e ovviamente eh, diciamo io io stesso mi sono trovato in prima persona a dover presentare diverse attività alcune con i disabili. Poi tra l'altro il Presidente del Consiglio Micone ha voluto in precedenza fare un video contest per avanzare un'iniziativa un che fa proprio la Regione. Eh, proprio con l'attività che noi svolgiamo, che il Ferentinum svolge eh, con la scuola, con l'Istituto Pertini eh, e riguarda il baskin, che è una, una forma adattata del basket eh, molto inclusivo. E quindi ci ha, fatto, ci ha onorato della sua presenza e questo ci ha consentito anche di eh, verificare che le istituzioni sono vicine a noi, sono presenti e per noi è importante anche avere queste eh, riconoscenze. Ecco. Poi faremo vedere, Umberto, le foto. Come dicevi, peccato per il cattivo tempo. Per sabato è stato davvero micidiale, no? una pioggia continua. Sì. Sarà così anche dopo domani, anche sabato prossimo sarà eh, una giornata molto piovosa. Parlo del Molise, naturalmente. Mariano, grazie per essere qui e complimenti a te e a tutta la <ride> Energy Time per quello che state facendo. Parlando con diversi amici che si sono ritrovati a seguire la pallavolo ecco, al di là dei risultati sportivi importanti il grosso merito è che siete riusciti a riportare l'entusiasmo in questa disciplina Sì, è verissimo quello che dici e ti confermo che questo è sempre stato il nostro primo obiettivo da quando abbiamo cominciato questa, questa avventura e io, questa è una, una, una condizione che insomma Avverto un po' tutti, tutti i giorni, io poi faccio anche un'attività, un, un, un lavoro che, che sono fortemente a contatto con il pubblico e, e lo ti diciamo, dico che io, diciamo. il, il, io il lunedì mattina è praticamente <ride> dedicato ai commenti della, della partita del sabato e, e la domenica ricevo messaggi, insomma c'è una partecipazione in, incredibile. Eh, io insomma alleno in questa città, questo è il terzo anno, quindi non da tantissimo tempo eh, ed è la prima volta insomma, in questi ultimi mesi che avverto tutto questo eh, calore pallavolistico in, in questa città ed è una bellissima sensazione che dobbiamo non solo eh, continuare a migliorare ma dobbiamo saperla mantenere. Poi parleremo anche dei risultati sportivi. E parleremo anche di alcune cose che gravitano attorno al, al volley, no? perché poi c'è anche il volley femminile, è un progetto importante il vostro, lo ricordiamo, Mariano? Assolutamente, noi stiamo pensando a tutte le attività a 360 gradi, il volley femminile. che è sempre stato presente una squadra femminile che comunque da tantissimi anni è sempre, rappresenta Campobasso in tantissime finali nazionali giovanili eh, e noi vogliamo ricominciare con, con i maschietti perché comunque, eh, questo purtroppo è una cosa che sottolineo sempre, l'unica sfortuna di, de, della Spike è stata nascere durante il periodo Covid dove praticamente... Coinvolgere nuovi appassionati era praticamente impossibile anche perché erano proprio vietate le attività giovanili in quel periodo lì. Questo, Solo attività agonistiche. Esatto, quindi praticamente non abbiamo avuto modo di poter cominciare a reclutare ragazzi e cominciare con questo progetto giovanile. Questo è il primo vero anno che invece questo lo possiamo, lo possiamo fare, lo stiamo facendo. Eh, abbiamo già cominciato con i gruppi, quest'anno copriremo sia Under 17, Under 15, Under 13. Sto pensando di fare addirittura due prime divisioni per dare più più spazio in questo campionato inferiore di, eh, di categoria, insomma, perché perché abbiamo numeri e, e devo dire che i ragazzi ci stanno seguendo con tantissima eh, passione, eh, abbiamo tre, tre allenamenti settimanali e eh, la palestra è sempre piena. I ragazzi vogliono allenarsi, si stanno innamorando di questo sport poi vengono a vedere la partita il sabato della prima squadra. Insomma, si sta creando veramente un bell'ambiente. Umberto, ci sono belle realtà in regione, a Campobasso in particolare, in questo momento, da, da diversi anni? Ma da alcuni anni devo dire che sta riprendendo quello che una volta ci. No, eravamo portati sempre agli anni 90, eh, facendo sempre il paragone con. c'era il calcio di Serie B, la pallavolo di Serie A, il basket di Serie B d'eccellenza, e, e nei, negli anni successivi. Portavamo dietro questo peso, questa responsabilità di dover fare necessariamente quello che si faceva quegli anni. Quest'anno, eh, già da diversi anni, eh, forse abbiamo anche superato quelle, quegli anni, se, forse il calcio eh, manca all'appello, ma eh, la pallavolo, la palla canestro, ma tanti sport minori... Eh, stanno, stanno riprendendo piede e soprattutto quello che si temeva nel periodo di covid quando c'è stata l'interruzione era proprio questa che i ragazzi perdessero poi dopo quella passione quell'interesse verso le attività invece devo dire eh, confrontandomi anche con molte realtà che le palestre sono piene cioè molto, qualsiasi attività anche le minori stanno registrando un, un incremento di numeri, quindi eh, questo è importante per chi fa attività. Adesso vedevo la palestra che, eh, dove gioca da la Spike da, da, quest da, quest sì. da quest'anno, da questa stagione, ed era una palestra che l'anno in cui io allenavo la Serie B era eh, stata indicata come una delle eh, diciamo possibili opportunità per disputare il campionato eh, per la capienza per, eh... e invece sono passati ben 12 anni 13 anni meglio tardi se, che se mai li, se li godrà la, la palla a e speriamo che possa essere veramente perché per una società è importante avere una palestra di riferimento dove potersi allenare immagino, una tra virgolette una, casa un'altra casa eh, una casa proprio una casa. dove ci si possa allenare e quindi un punto di riferimento solo per voi intanto ringrazio allora. Vincenzo Ciccone e tra un po' scorreranno anche delle notizie, eh, Vincenzo Ciccone che collabora alla realizzazione di questa trasmissione. Prima di tornare a Mariano Umberto, se la regia ci propone un po' di foto così le commentiamo a caldo, anche se in questi giorni le temperature sono scese, qui sono scese. ogni tanto scherziamo. E, mh, parlavamo ancora della giornata regionale sì. dello sport organizzata dalla presidenza del Consiglio regionale e eh, vedremo alcune foto che... Eh, riguardano te in particolare. Intanto, eh, vabbè, commentiamo prima le foto, eccole. E, dunque, questo è, sì, è un intervento del convegno del venerdì. In cui il presidente Micone ha voluto dedicarlo ad alcune testimonianze. Io sono stato chiamato in rappresentanza della federazione Pallacanestro in carrozzina e insieme a me c'erano due atleti che hanno testimoniato la loro esperienza. Devo dire che è stata rivolta tantissima attenzione alla, agli sport disabili. Mm, Quest'anno veramente erano, sono stati numerosissimi i, i, testi, i, i testimonial ehm, e credo che sia stata una, una, una gran bella intuizione quella di, far, di coinvolgere queste persone perché dietro di loro c'è una storia, c'è una storia importante, eh, ma alla fine eh, dimostrare che lo sport, ecco il titolo del convegno era proprio la forza dello sport, di quanto lo sport sia importante per queste persone. Mm, eh, perché ha dato loro una... Eh, vabbè, questa è una, invece, una foto mia personale. Di famiglia. Eh, sì, è capitato tutto in questa settimana <ride> che mia, mia figlia... Vabbè, auguri. Si, auguri. Si è Abbiamo laureata visto su, sui social. una laurea no? magistrale. Ebbene, eh, sì. Eh, Ormai le notizie arrivano regalo, prima dai social. Un bel. mi ha fatto sì, sì. Eh. Noi a volte utilizziamo i social per anche per così. Mh, per manifestare una, una, un momento di, di gioia. Questo lo era perché terminava. Ecco, qui invece è sempre questo attestato che fa sempre bene ricevere Fra, Francesco eh, ed è stato graditissimo perché era in un contesto in cui effettivamente eh, da diversi anni mi sono coinvolto, che è il mondo dello sport paralimpico. Quindi ringrazio anche il presidente Donatella Perrella che era, eh, era presente e tutti gli altri colleghi miei che si occupano di sport per disabili. E noi per esempio nella scuola, ecco questo è un attestato, eh, che per l'attività... Che, che, che si svolge non è sempre facile, non è sempre eh, scontato quello che si fa. Eh, Quest'anno, tra l'altro, noi parteciperemo. Ah, tra poco inizierà il campionato di Serie B del basket in carrozzina, il 3 dicembre, quindi tra due settimane anche la Fly Sport sarà impegnata in questo ennesimo eh, campionato. E quindi, questi ragazzi che attraverso lo sport hanno una nuova opportunità di vita, hanno delle occasioni in cui sono gratificati, eh, penso che lì si veramente capisci quanto lo sport sia, eh, sia importante. Sì, stiamo vedendo ancora queste... Questa queste è stata l'inaugurazione sotto la pioggia, ecco gli ombrelli, pioggia, sì. proprio del, del villaggio sportivo. Eh, qui avremmo dovuto fare delle... Eh, esibizioni diciamo di basket in carrozzina le abbiamo fatte alla palestra diciamo del centro sportivo Pertini che era di fronte no? sì, la vicino, palestra un coperto certo. le abbiamo fatte lì eh, com comunque Meno male che c'era questa alternativa, dai, perché comunque... Insomma, sì, l'avevamo studiata, studiata apposta perché ehm, si presta in quel contesto avere una struttura alla, al, al chiuso eh, che serve quei campi all'aperto dell'ex dell Romagnoli. Sicuramente. Mariano, intanto, stanno scorrendo ancora eh, queste foto che ci sta commentando Umberto Anzini, delegato regionale della FIPIC e lo striscione appuro, appunto indica no? Federazione Italiana Pallacanistro in, in carrozzina, in carrozzina. E Mariano. Hai una maglia eh, con te sì, sì. È, è nuova e lo diciamo da questa, voi: l'ingresso è gratuito. Ora, ovviamente, un questa... campionato di B maschile è oneroso e eh, ovviamente gli sponsor sono fondamentali. Però, siccome eh, l'ingresso è gratuito, ecco. Chi vuole può acquistare eh, queste, queste magliette per contribuire un po'. Dai. Assolutamente, allora. eh, quasi doveroso per, per dare una mano alla società che fa tantissimi sacrifici ed è una felpa eh, bellissima, una bella idea per, eh, anche per essere un po' eh, coreografici, nel tifo, insomma avere un, un simbolo tutti insieme e ti fare la... La Spike Devils può essere veramente una cosa, una cosa carina da, da fare con un piccolissimo contributo. Bene, bene, c'è cioè, il diavoletto lì raffigurato. <ride> sì, 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 è un bel logo, dai. è vero, un bel, bello. molto Molto bello. bello, bella idea. Sì, questa, questa della, della Spike Devils è stata un'idea di, di Paola, di, di mia moglie, pensando anche ai misteri. E, è un qualcosa che potesse insomma, portare fuori anche della cultura di, di questa città, e, e da qui è nata questa, questa idea. Bene, misteri che sono tornati dopo due anni, ne abbiamo parlato con eh, diciamo, il delegato provinciale della, della FIB, che appunto fa anche il diavolo nei misteri. Prima si parlava di bocce anche eh, prima eh, che iniziasse questa, questa trasmissione. Ecco, Mariano. Eh, guardando un po' la classifica, no? intanto diciamo che sabato la gara contro il Cus Cagliari inizia un po' più tardi alle 19.30, non alle 18:00. Sì, questo è bene ricordarlo. Lo ricordiamo eh, è fatto benissimo perché per delle esigenze per la squadra di, di Cagliari, per gli orari dei aerei e quant'altro, abbiamo concesso uno spostamento che, insomma. Eh, era doveroso per, per trasferte di guarda questo Guarda che bella classifica Mariano! Eh, che io, bella classifica. Sì, la, la conosco, <ride> la conosco, però, però guarda entrando in merito alla partita di sabato eh, se il Cus a qualche punto indietro non deve assolutamente, eh, non, non bisogna farsi ingannare da questa classifica perché questa è una squadra molto molto forte che, ti dico, in queste prime eh, sette giornate praticamente solo in un'occasione è riuscita a, ad avere il sestetto titolare. Questa è una squadra che quando riuscirà a risolvere dei problemi fisici e sarà al completo potrebbe anche essere la squadra più attrezzata di questo girone. È una squadra molto forte, giocatori importanti. E ha solo avuto la sfortuna di non avere tutti a disposizione dalla prima giornata. Da questo si evince che sabato non sarà un impegno facile e che servirà una concentrazione in campo, una grinta e l'apporto del pubblico. No. Questo, è? sicuramente, ma facile io non considero umano. Per nessuno. me, partite facili non allora, ce ne stanno. Mi permetto di dire, forse sarà forse una gara più difficile delle altre. <ride> Sicuramente, sicuramente sarà la gara più difficile che, 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 abbiamo, che, faremo, insomma, fino a, che abbiamo avuto fino a questo momento del campionato, eh, ma lo ripeto, il CUS è una squadra eh, forte, è una squadra attrezzata per fare il salto di categoria e, e se non avesse avuto la sfortuna di qualche infortunio secondo me potrebbe avere dei punti in più in, in classifica senza alcun dubbio, ma poi di fatto ha perso due partite. Con la prima di campionato a Genzano ma non era al completo e la seconda fuori casa a Sarroch che è l'altra forza di questo campionato che ha poi che no. però con, con tutte le difficoltà esatto. che, ancora, che ancora aveva. Quindi mh, sabato per noi sarà un, una prova del 9 molto molto importante, non posso dire decisiva perché siamo all'ottava di campionato, però da un punto di vista di capire a che livello possiamo, quale livello possiamo reggere, questa è una prova sicuramente importante. E poi c'è la capolista che le ha vinte tutte e sette, praticamente è ancora in battuta, E Quindi ci sarà poi un impegno veramente complicato, ma eh, come dicevamo anche questo col Cus Cagliari eh, non, è, non è agevole. No, io ritengo che sia più difficile quella di sabato, non che quella sia facile, nel senso che da un punto di vista... Eh, L'importanza di partita per me è molto più importante questa qui, non, non, non fosse altro perché la giochiamo in casa certo. e quando giochi in casa eh, è, è sempre, hai sempre più responsabilità, hai sempre più tra virgolette, il dovere di, 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 di fare punti. Poi questi sono quei classici scontri diretti. Eh, e la cosa più importante è comunque andare, andare a punti perché quando poi li perdi da tre, insomma, ricordiamo la possibilità di punteggio che sono 3-2-1. Perdere di tre gli scontri diretti è molto molto pesante. L'importante è andare a punti in questi scontri e per quello poi la partita in casa lo diventa ancora di più perché, perché in casa la devi, la devi sfruttare al massimo. Sono d'accordo e correggimi se sbaglio. Tutte e due avete vinto 3-0 nel precedente turno, sia voi che il Cus. Sì, che il Custi, sì, Cagliari. sì, sì. Eh, li abbiamo vinto 3-0, noi eh, la partita scorsa siamo andati a Roma, una squadra molto giovane, però eh, noi abbiamo fatto il nostro dovere perché come dico sempre io non esistono partite facili ma esiste la partita in cui tu giochi bene come sai giocare e allora eh, vinci poi con un risultato netto, ma te lo sei dovuto meritare, perché comunque dall'altra parte dei giocatori buoni li trovi in tutte le squadre. Magari le squadre che lottano per salvarsi ce ne restano due o tre, ma se tu li lasci giocare poi diventa complicato tutto. Noi abbiamo fatto la nostra onesta partita e l'abbiamo risolta 3 a 0 a nostro favore. Bene, bene Umberto, vedendo queste immagini. no? Qualche volta anche qui in trasmissione si parlava della differenza tra due persone che allenano, tra Mimmo Sabatelli e Mariano Maniscalco, che sono l'opposto praticamente. Mariano ha una calma paurosa durante le gare e Mimmo, che conosciamo bene, insomma, è tutto il contrario. Ma infatti stavo apprezzando e con, con questo mi, mi complimento con, con Mariano, con. Con, con quanta precisione ha, ha, ha fatto una panoramica di, di tutto quello del campionato, complimenti. Eh, mi hai fatto ritornare un po' indietro con, con il tempo quando, quando allenavo categorie, per cui già eh, tutta la fase di preparazione, poi di avvicinamento alla partita quindi benissimo la, questa capacità di distaccarsi dalla classifica di non guardarla di non farla guardare probabilmente i giocatori, di non pesare oltremodo di responsabilità, eh, l'umiltà, la calma e la, e la precisione in quelle che sono poi le, le cose che faranno probabilmente la differenza quando si è in così alta classifica. Trovi sempre gli avversari che la motivazione non la, non la devono cercare altrove se non giocare con una capolista giocare con le prime è facile con le squadre avversarie. Quindi più si va avanti, più si ottengono risultati e le gare diventano sempre più difficili, soprattutto con, con chi è dietro. Quindi è ottimo l'interpretazione di non farsi ingannare dal punteggio del Cus Cagliari o di qualsiasi altra squadra per quel che eh, concerne il basket. Intanto vi ricordo e se poi, volete intervenire eh, durante la trasmissione senza che io <ride> ve lo chiedo, fatelo tranquillamente. E stavi dicendo un E eh no, poi mi avevi chiesto del, del, del ah, vabbè, Si scherzava con del Mimmo, carattere. Del carattere che chiaramente quello di Mimmo lo conosco bene perché avendolo allenato per 14 anni eh, conosco perfettamente. Eh, però devo dire anche che è molto migliorato, diciamo. Sì, c'è cioè l'età che avanza anche per lui, mica non... solo per noi. <ride> però se penso che a volte mia moglie non veniva a vedere le partite perché temeva il peggio con, <ride> per la mia salute, mi, mi rendo conto che anche io, voglio dire, in, in campo avvertivo, avvertivo anche. Insomma, ero, 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 eh ero coinvolto. Nella pallavolo, devo dire che è proprio una caratteristica. So che non si può proprio parlare, cioè non si può incitare tanto la squadra. Eh, no, no, vabbè, eh, quando, questi sono grandi, sono ragazzi grandi, anche se noi siamo particolarmente giovani, però se magari siamo con un'attività giovanile... Con i ragazzi più piccoli e le ragazze più piccole la partecipazione è totalmente diversa. Certo, certo. Metti qua, basta, cioè praticamente fai, fai rischi delle volte di fare una, una radiocronaca di quello che sta succedendo perché non li puoi mollare. Con i ragazzi non, non si può stare lì dietro l'orecchio ogni volta, eh, perché rischi insomma, che, che, che quasi si distraggono. Quindi io penso che alla fine la, la, la tranquillità, comunque la sicurezza di un allenatore, soprattutto quando cioè io parlo della pallavolo e eh, non del basket, che magari è un modo di, di trascinare diverso, perché comunque ci sono delle dinamiche diverse. E dipende molto da quello che fanno i ragazzi, cioè se loro effettivamente stanno eseguendo quello che, che tu hai detto eh, lì che ti devi arrabbiare a fare? Tu ti arrabbi nel momento in cui vedi, li vedi distratti. Io spesso distingo le due cose, cioè, nel senso loro stanno facendo quello che devono fare. Anche se non ci riescono, ma ci stanno provando, è inutile stare addosso perché loro ci, ci stanno provando. Anche dobbiamo fare. mettere cioè, esatto, in una certo, condizione certo. di tranquillità maggiore perché lo stanno facendo, cioè, ci stanno provando. Poi riuscirci o meno dipende da tanti fattori, perché poi dall'altra parte esatto. c'è sempre una squadra che gioca, non è esatto. che, che giochiamo da soli. Quindi questo, secondo me, è la prima cosa da dover distinguere. Però, tu ehm... sei medico, tu sei medico, no? No, medico vabbè, no, però vabbè e Sei nel campo della, de, de la, della sì, medicina, facendo una battuta, ha fatto un'analisi perfetta. Un <ride> un... <ride> sì, e quindi quello, quello. Io spesso riscontro questo e quindi sono tranquillo. Poi, magari dipende anche un, un altro aspetto, eh, ci conosciamo, eh, cioè, ognuno di noi sa anche sa, quali certo, possono certo. essere i pregi e i difetti, io magari so che insomma, ho bisogno di stare tranquillo per essere maggiormente d'aiuto. Certo, certo. Se poi ci nervosiamo, ma siamo i primi che poi magari perdiamo di vista quelli che sono poi gli obiettivi, certo. magari un'altra persona ci riesce se sta carico in quella maniera lì, un altro invece ha bisogno di stare più tranquillo per essere più lucido. Quindi, insomma, sono tutte cose che poi ognuno di noi ha le proprie caratteristiche. Eh, non, non, questo per dire che non c'è una cosa che è migliore di un'altra, c'è quello che ognuno di noi insomma, certo. eh, può fare meglio in, in una determinata situazione. Condivido in pieno. Prima di fermarci per una breve pausa, poi proseguiamo. Eh, Umberto eh, volendo fare un'analisi un po' per quel che concerne il basket, poi parleremo anche eh, dei settori giovanili no? e dei ragazzi anche in età eh, diciamo, scolastica che il loro rapporto con, con lo sport, visto che tu insegni e dando un'occhiata un po' al basket c'è la Magnoli ovviamente massima espressione eh, non solo femminile ma eh, di tutta la regione perché nessuna squadra in nessun campionato fa la serie A, quindi in A1 di basket femminile e poi c'è la maschile, insomma, abbiamo qualche problemino ancora, mh, dobbiamo crescere eh, a livello regionale come squadre e come competizioni a livello maschile, non so se sei d'accordo. Sì, ehm, se, ne, se ne è parlato già in altre occasioni, è ovvio che adesso eh, una società che eh, si occupa di una, eh, di una serie A1 femminile, Massimo Campionato, è chiaro che le energie non solo economiche ma, eh, ma proprio tutte di uno staff tecnico e tutto ciò che serve per una squadra, per una società eh, le assorbe la squadra che ha in A1. Eh, il settore maschile, eh, diciamo, che eh, ci ha visto protagonisti in tanti anni, abbiamo avuto una, una tradizione effettivamente eh, molto longeva eh, negli anni passati, eh, deve, deve rifarsi. So che c'è questa volontà, eh, io attualmente mi occupo solo esclusivamente di eh, mini basket fino al primo anno di campionati, quindi fino al tredicesimo anno. E, mentre tutto la, tutte le società che orbitano nel, con la Magnolia so che si occupano di, di, di basket, non in campionati, sempre dei campionati interregionali, però il nostro problema è stato sempre quello di trovare mh, in regione eh, delle squadre, eh, delle società che si occupassero di basket, perché i nostri campionati sono molto limitati, abbiamo poche squadre. Ecco. E questo è un problema in comune. Questo un po per esempio a tutte, penso che pure la pallavolo. E se consideriamo per esempio questo abbassamento della natalità, cioè noi abbiamo fatto in proiezione un'analisi in termini scolastici quante classi addirittura, quante scuole purtroppo chiuderanno per questo nel 2025, eh, in cinque anni si, per, si sarebbero dovuti perdere 5.000 eh, studenti e chiaramente si ripercuote pure sulla pratica e sui numeri, noi siamo penalizzati da questo aspetto, da questo eh, aspetto numerico che non ci consente di fare anche quei campionati che in altri altre realtà eh, servono per poter crescere da un punto di vista tecnico e quindi dare ulteriore linfa anche alle squadre. Quindi purtroppo questo ce lo porteremo, eh, ce lo porteremo sempre dietro, credo, eh, se non si fa effettivamente una politica straordinaria già dalle scuole, eh, perché ancora sono tanti eh, gli alunni che non praticano attività. Lo fanno nei primi periodi, nelle scuole primarie per esempio, già, eh, già da diversi anni. Eh, diciamo anche il ministero, sta, eh, del, alcune figure eh, sportive, del, dell'istruttore sportivo, del, di affiancamento alle maestre. Ancora qualcosa c'è da fare. Però il, il grosso è che a 12-13 anni c'è una grandissima dispersione. La seconda grande dispersione è dopo i 16-17 anni. E, e noi notiamo questo, in regione almeno ce lo siamo chiesti tante volte, si, questo fenomeno si verifica. E questo è il trend purtroppo. E questo purtroppo è il, è sì, il trend. Sì, è perfettamente ragione, ma non soltanto come, come numeri, cioè i numeri sono sempre eh, di meno, eh, eh, con, come federazione di, di pallavolo noi da, già da diversi anni per fare, non tanto al femminile, al femminile... La, più O meno reggono, certo, non ci possiamo lamentare come pallavolo femminile, come pallavolo maschile. Già da diversi anni noi per fare i campionati giovanili dobbiamo andare in Abruzzo, che comunque insomma, non è facilissimo perché comincia ad andare con i ragazzini le prime volte a Pescara, Chieti a e quant'altro. È un bel è un impegno che noi facciamo, però comunque siamo costretti poi a a farlo con tutte le categorie, insomma, non, non, è, non è uno scherzo. E questi sono i numeri. E poi un'altra difficoltà, Umberto, io chiedo anche a te, per le tue esperienze, noi quello che riscontriamo sempre, che questi ragazzi di oggi hanno delle capacità motorie, se, sono sempre più in difficoltà, anno dopo anno. Da qui, insomma, è nata l'esigenza della Federazione Italiana che è un modello che comincia a essere, come dire... Eh, anche le altre federazioni delle altre nazioni si stanno interessando a questo modello italiano per, da qualche anno per la nascita dell'S3, che, non più, che, che va a sostituire quello che è stato il mini volley, come, come il mini basket della, della, della stessa fascia d'età, che è un gioco facilitato perché, perché comunque le capacità motorie dei bambini di oggi non sono le stesse di quelle di vent'anni fa e quindi l'approccio è sempre stato un po' più difficile delle, per, per quanto riguarda la pallavolo da qui la federazione ha dovuto creare un modello diverso, ha ristrutturato proprio tutto quello che era il mini volley con quello che noi chiamiamo oggi S3 per facilitare il cominciare della, della pallavolo. E questa è stata un'iniziativa che eh, vi dico, vi sottoscrivo che non ha uguali. E le altre federazioni, parliamo dell'estero, già cominciano a chiamare gli esperti italiani perché come avete fatto voi, come funziona questa cosa, perché, perché è un passaggio molto importante per cercare di ritrascinare ragazzi che diversamente Beh. non potrebbero affrontare questo tipo di sport. Questo è un discorso importantissimo, lo riprendiamo tra un attimo, linea alla regia per una brevissima pausa pubblicitaria. Riprendiamo dopo la pausa, ancora con Umberto Anzini, delegato regionale FIPIC, con Mariano Maniscalco, allenatore della Energy Time Spike Devils Campobasso. Molto interessante il discorso che stavamo facendo, eh, solo due cose. Da profano dico, ma eh, tu parlavi di 20 anni fa, le cose sono diverse della capacità motoria dei ragazzi, no? Dipende eh, dall'alimentazione, dal peso dei ragazzi oppure dal fatto che oggi rispetto a ieri e all'altro ieri sono meno eh, propensi a muoversi perché eh, sono sempre davanti magari al cellulare Ma oppure entrambe, al io PC. credo entrambe, È un mix. entrambe le cose e poi tu sai io mi occupo di dietistica quindi vivo anche quest'altro aspetto in maniera particolare e i numeri, eh, ci, anche come regione molise, ci portano insomma nella, in questa fascia d'età di bimbi, di bambini, tra i più in sovrappeso d'Italia, quindi comunque questo è un, è un dato su cui eh, riflettere. E, e, e parallelamente questi ragazzi si muovono sempre di meno. E, tu lo sai, io non sono di originario di Campobasso, sono originario di Palermo, quindi, magari, vivevo anche altri climi quando ero, quando ero eh, giovane e avevo possibilità eh, rispetto a campobasso per più mesi l'anno poter giocare all'aperto, senza bisogno di far parte di una squadra. Io giocavo a pallavolo, ma comunque con amici del quartiere all'aperto si, si giocava sempre. Eh, qui, questa cosa la vedo meno, insomma, quelle. Quell'attività fisica spontanea di strada eh, non c'è più, non, Forse i cambiamenti climatici stanno aiutando un po' perché 20 anni fa a novembre non era così a Campobasso, te cioè, lo posso assicurare. Cioè, però comunque c'era un'attitudine <ride> no, diversa, c'era certo, certo, un una diversa allo sport. Certo, certo, oggi, certo. oggi li devi convincere. Li devi convincere per sverati motivi, forse per una vita più agiata, non, non lo so. È cioè, cambiato un po' tutto. Eh, eh, comunque, insomma, non è, non è così facile. Devi convincere a venire in palestra. È così, Umberto. Poi sì, parleremo anche un po' del baschino. Ma io lo vedo, lo vedo insegnando a scuola. Eh, lo, noi docenti facciamo una, una fatica veramente straordinaria per cercare, allora, da un punto di vista proprio strettamente motorio, tecnico, qualcuno avanzato addirittura... Eh, ha parlato di analfabetismo motorio, in alcuni casi è, è vero, le cause non, sono, non, non ce n'è una sola, come dice Mariano, probabilmente legato anche a questo eccessivo uso dei, eh, del digitale, eh, oppure anche di questi social che portano distanti no, dalla, dalla realtà, molti si creano una, una realtà virtuale, io ricordo che eh, insomma, da ragazzo... Eh, è vero che si dice che non si fanno i paragoni col passato però eh, voglio dire l'idea di eh, emulare un campione oppure la, la voglia di eh, vestire la maglia della propria città che sia di calcio che sia di pallavolo c'era molto spesso noi nei ragazzi non riscontriamo questa quindi c'è stato anche non solo un calo tecnico motorio ma anche di interessi di... Mh, di, 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 di valori, eh, di senso di appartenenza proprio a, ad una squadra della propria città e per cui questo si fa fatica. Ecco perché. Adesso tutte le federazioni, anche il nostro intervento a scuola è in questa direzione, cioè un'attività più inclusiva che abbracci tutti, rispettando le proprie abilità, le proprie competenze, perché noi abbiamo bisogno di gente che pratichi sport, ma non per fare solo esclusivamente agonismo, attenzione, ma solo proprio per una questione di benessere eh, psicofisica personale e soprattutto di crescita eh, educativa e dobbiamo fare tutti quanti uno sforzo, i ragazzi in primis, ma le famiglie, le istituzioni, la scuola, tutti, le associazioni, il volontariato, tutti quanti uno sforzo in più per, veramente per attirare più gente possibile intorno allo sport. Ecco. Mariano, tu prima di diventare allenatore giocavi ovviamente al volley come schiacciatore, poi ne parlavamo prima, è scattata un qualcosa che ti ha fatto eh, fare Vabbè, per un io, po' entrambe le cose? Io poi... ho, ho, ho sempre avuto la, la pallavolo insomma, tra i primi interessi, io ho lasciato casa per la pallavolo nel settembre del 92, quindi praticamente ho appena fatto 30 anni che sto in giro per l'Italia prima da... Da, da, pentito da pentito? No, 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 <ride> è la tua passione. No, è chiaro che in tanti anni qualche errore lo abbiamo. Eh, vorresti cambiare qualche cosa? Forse magari sì, però è anche vero. Che, che anche le, delle situazioni che non sono andate benissimo, però comunque si impara tanto. Quindi, fa tutto insomma, ci porta a, a crescere e a migliorare. Poi tra l'altro. Nella, ehm, prima di uscire, di andare via da casa per, per giocare, io mi sono trovato a giocare qui a campobasso in, eh, come avversario quando ancora stavo a, a Palermo, stagione 90-91. Quindi, io ho avuto già l'occasione, eh, sono venuto a giocare al Palavazzieri che allora ci stava una serie B di, di pallavolo eh, vero, ehm, vero. maschile. E, e quindi, insomma, è chiaro: sono quelle situazioni dove magari è stato io, quello il tuo primo approccio. con a Campobasso con il Molise con il Molise eh, è stata sì. la mia prima volta che esatto esatto. esatto. Quindi insomma nel mio girare eh, insomma poi stato, eh, ricordavo benissimo il Palavazzieri Poi quando ho avuto modo di, di ritornarci, insomma, era così come allora. Eh, e questo quindi poi girando, girando. Poi nel 2006 mi sono fermato in terra molisana e insomma, ho messo un bel po' di radici. Eh, però eh. lo dicevamo anche l'altra volta. Eh, siete riusciti a riportare un grande entusiasmo in una disciplina che ha visto a Campobasso, ad Agnone, ad Isernia, insomma negli anni passati, eh, grande fervore. Diciamo. Quindi sono contento che siete riusciti a Molise, riportare questo grande interesse attorno alla pallavolo. Il Molise, il Molise sono sempre stato convinto di questa cosa: può fare, può fare molto, molto di più. Io poi in tanti anni. Che, che, che sono stato Dagnone, ho allenato 14 anni, ho, oltre alla prima squadra ho portato avanti i gruppi giovanili e abbiamo fatto dei, dei, dei risultati eccezionali per un paese di 5.000 abitanti del, dell'Alto Molise. Uno fra tanti, un anno, noi siamo riusciti a arrivare agli ottavi di finale dell'under 19 contro Macerata ed è un'esperienza bellissima perché abbiamo giocato al Palazzetto di Parma. Che era quello che noi, quando noi eravamo piccoli, aspettavamo mezzanotte per vedere la finale scudetto, eh, Maxicono Parma, Parini Modera, insomma, quelle sfide epiche di quegli anni lì. Mitiche sfide. E eh, Vedevo quel palazzetto, poi mi ero ritrovato lì e c'erano i figli eh, di. Eh, gardini, figli di Recine, di Cantagalli, mm. quelli che noi vedevamo quando eravamo piccoli e eh, in quella finale giocavamo contro i figli eh, di Cantagalli. La, quei... la vita è anche questo, eh, che eh, mai esatto. a pensare una cosa diversa. Esatto, quindi noi stavamo <ride> facendo quella partita lì e i genitori, quindi i campioni, i campionissimi del nostro sport, erano lì a guardarci. Pazzesco. Quindi quella è stata una, una, bella, una bellissima esperienza. E ritornando al Molise, il Molise può fare tanto, è anche vero... Quello che si può fare non, può, non viene da solo, cioè noi comunque, eh, e mi riallaccio al discorso Umberto di prima, di come appassionare i giovani. E noi eh, i giovani li dobbiamo appassionare con la competenza perché, se l'istruttore è bravo, hai sicuramente le possibilità per far rimanere il ragazzo o la ragazza a giocare. Cioè, più hai conoscenze, più hai competenze. Più stai trasmettendo un qualcosa, perché parliamoci che se un ragazzo impara a giocare, ma non pallavolo, qualsiasi cosa sta facendo, se tu la stai imparando, è difficile che poi la molli, perché migliori questa cosa ti dà un feedback positivo che ti fa continuare. Se poi da quest'altra parte lo si fa tanto perché dobbiamo fare gruppi due o tre volte la settimana, prima o poi li perdi e non cresci. Quindi è vero che noi possiamo fare tanto, ma dobbiamo fare tanto innanzitutto da quest'altra parte e studiare quanto più possibile, perché le cose non si fanno così, lo sport, il movimento è in continua evoluzione e, e, e dobbiamo sempre avere l'umiltà di continuare ad imparare, perché noi abbiamo poi il dovere di trasmettere a ragazzi e a ragazze nuovi contenuti. Io sto vendo, io sono stato a Roma lunedì e martedì per un qualcosa che in questo momento io non sto facendo, cioè ho fatto un corso docente per smart coach. Chi è lo smart coach è quello che poi si occupa della fascia S3. E ho avuto questo uh, confronto eh, con, eh, con de degli istruttori, con degli insegnanti, con dei docenti nazionali dove siamo andati lì e ci siamo per due giorni, insomma, applicati in, in nuove conoscenze, nuovi approcci per questi bambini e noi non dobbiamo mai smettere di ricercare questo tipo di istruzione, cioè noi non dobbiamo mai sentirci ok, so fare questa cosa, Anche perché tutto no, è in continua evoluzione. evoluzione. Quello che tu sai fare oggi, certo. tra tre anni magari te ne serve solo una parte se, e se stai fermo lì prima o poi rimani indietro e noi dobbiamo essere bravi stimolare i ragazzi. Certo, abbiamo ancora qualche minuto. Baskin, Umberto, intanto una riflessione, no? Si parla di 8 miliardi di umani su questa terra, sempre meno spazio per le altre creature del pianeta mm. e eh, in Molise eh, c'è lo spopolamento, quindi venite in Molise, eh, distribuiamo meglio perché ci sono zone ad alta densità demografica, Umberto, e zone in cui... Eh, ormai paesi che rischiano di scomparire in questa piccola regione. Vabbè, chiudiamo questa parentesi, parentesi o parente come diceva ah, totò e i figli fuori. <ride> eh, lo so, i figli fuori. Bergamo, Bergamo alta, Bergamo ha contribuito Bergamo. a aumentare la popolazione sì. molisana, eh. <ride> sì. eh baskin, così. Sì. Eh, è una nuova è una, una forma adattata di, 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 di basket che include un po' tutte le disabilità. e eh, eh, è un, è, un, è un gioco veramente nuovo, noi siamo l'unica squadra eh, nel Molise, l'abbiamo costruita tra la scuola e la, e la, e la società, eh, contiamo oltre 22 disabilità con 30 normodotati, è un gioco veramente appassionante, noi abbiamo avuto modo di iniziarlo tre anni fa, poi c'è stata l'interruzione della pandemia, l'abbiamo ripreso l'anno scorso, abbiamo deciso di partecipare a un campionato nazionale, siamo l'unica squadra molisana, dovremo partire... Il, il prossimo a gennaio con questo campionato che ci vede impegnati con tutte le squadre della Puglia. E, è una gran bella opportunità, molto interessante e anche molto difficile perché si gioca su due dimensioni, si gioca normalmente 5 contro 5, il basket normale, però la particolarità è che possono giocare anche chi non corre utilizzando i, can i canestri eh, laterali. Eh, ma possono giocare i principianti, possono giocare i giocatori di, di serie A, in alcune realtà ci sono giocatori di serie A nel rispetto delle proprie abilità, e quindi significa che ehm, i numeri 5, no, i giocatori più, più abili eh, si marcano tra di loro: non possono, quindi c'è una questione di equità e tutti sono partecipi al risultato finale del risultato finale. Eh, noi l'abbiamo presentata ad aprile la, 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 questa, questa squadra, siamo curiosi di confrontarci con altre eh, realtà ed è un, Nel Molise approda quest'anno ma nasce in Lombardia, a Cremona per l'esattezza, 20 anni fa e, e adesso sta spopolando perché è una nuova, un nuovo modo di approcciare le attività sportive, cioè tutti possono partecipare a un gioco, non è eh, diciamo, l'atleta che si adatta alle regole del gioco, ma sono le regole del gioco che si adattano a tutti quanti i partecipanti La del, del gioco. Non è, non, è, non, è, non è per niente facile, io mi riallaccio a quello che ha detto Mariano: bisogna essere sempre in continua eh, no, evoluzione. evoluzione, formazione. Io sono. Ehm, coinvolto in questo come allenatore di Baskin e, e un anno e mezzo sto per, da, adesso a breve, terminerò questo percorso eh, faticosissimo per diventare allenatore di Baskin. Eh, e ti devo dire mi sto appassionando perché è, è chiunque difficile. può partecipare tutti possono partecipare di, come atleti però ci sono delle regole che adesso dette così non, non, non rendono però quando mh, inizierà il campionato e, e e adesso inizierà il campionato Dai, vi, vi chiederò di, 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 di partecipare perché veramente sono curioso anche. è curioso, cioè curioso. È, è bello vedere che tutti partecipano allo stesso gioco e tutti gioiscono e sono appassionati e si divertono e che non è una cosa scontata una quando si di parla di disabilità di, anche qui l'integrazione: inclusione, inclusione inclusion, integrazione tra i vari esattamente bene. Allora, abbiamo finito il nostro tempo. Purtroppo. Intanto ricordiamo Mariano che ogni volta che giocate in casa c'è un'iniziativa legata ad un sorteggio. No? Sì, e quindi anche sì, dopo sì. domani ci sarà un premio. Se non sbaglio, offerto dal caseificio Sì, eh, ci sarà una cesta di prodotti esatto, sì, sì, Insomma, sì. Eh, ci sarà un'estrazione si darà Gianfagna, un no? Quindi esatto, il caseificio. Esatto. Eh, via, esatto, via Marconi, sì, insomma, cerchiamo riguardo. insomma di dare esatto. un, un piccolo premio ricordiamo di quali Mariano parteciperanno. 19, 19 30. 30 sabato contro Cus Cagliari quindi in bocca al lupo viva il lupo e, insomma è una grande occasione per vedere una partita di pallavolo importante perché eh, eh, lo ripeto è una squadra eh, tra le migliori se non la migliore di questo girone e sarà sicuramente insomma, un, uno spettacolo da, che sarebbe un peccato perdere. Bene, ci vediamo sabato allora in bocca al lupo di nuovo. Grazie Umberto Anzini, grazie, eh, grazie anche a te, voi, grazie eh, a Francesco. Delegato regionale FIPIC, ovviamente Mariano Maniscalco, allenatore grazie. degli Spike Davis Energy Time. Grazie. Non andate via, tra poco, seconda parte, parleremo di eh, calcio. Tra poco. Seconda parte di Molise Sport, dopo volley e basket, parliamo esclusivamente di calcio con quattro ospiti, tre in studio e poi avremo anche un collegamento Skype. Ringrazio eh, Stefano Maggiani, avvocato, grazie Stefano, grazie. presidente dell'AIAC, Associazione Italiana eh, Allenatori di Calcio. Ringrazio un altro avvocato, Ivano Maselli, grazie Ivano, grazie a te, Buonasera. grazie direttore generale del Campobasso 1919, salutiamo Giacomo Reale e bocca al lupo per questa nuova avventura di Giacomo eh, Luca Marracino, grazie Luca grazie a voi per l'invito, grazie a te per l'invito ti presento come giornalista Va come benissimo. collega e opinionista eh, in questa sede eh, di, di calcio, tra un po' ci collegheremo con Giorgio Palmegiano DS dell'Isernia San Leucio allora intanto eh, subito c'è stato lunedì un importante appuntamento e c'è stato anche nel pomeriggio il premio Vincenzo Cosco insomma eh, premiati eh, vari, eh, varie persone tra, tra le quali Francesco Farina sì, sì, allora intanto grazie di nuovo per questo invito. Ah, perdonami Stefano, volevo, eh, siamo vicini all'amico Vittorio Del Ciopo che spesso sì. è stato ospite sì. di questa trasmissione per la perdita del papà, quindi un abbraccio a Vittorio Del Ciopo. Sì, allora eh, prima di tutto mi associo quindi alle condoglianze nei confronti dell'amico Vittorio Del Delcioppo e eh, mi corre l'obbligo anche a nome di tutta l'Associazione Italiana Allenatori Calcio Gruppo Molise di eh, fare le condoglianze al nostro associato allenatore della Turris Gianni eh, Precali che eh, purtroppo ha perso il fratello e quindi è rientrato in Croazia, ci per, ci e quindi ci associamo ecco, tutti quanti noi. Bene, allora sì, una giornata molto importante, quella di lunedì, perché abbiamo avuto qui a Campobasso i vertici dell'AIAC, è venuto Giancarlo Camolese, vicepresidente AIAC, componente professionisti, Pierluigi Bossi, vicepresidente AIAC, componente dilettanti, eh, il presidente di AIAC Conlus Marcello Mancini. Uh, Valentina De Risi, responsabile nazionale dell'AIAC per il calcio femminile e uh, il responsabile di AIAC Service, che è uh, la società di servizi informatici della nostra associazione. Eh, e eh, con loro abbiamo incontrato la mattina, abbiamo fatto un bel incontro eh, sullo sport come mezzo di inclusione eh, in collaborazione con l'Università degli Studi eh, del Molise eh, e eh, praticamente abbiamo insomma, incontrato i giovani per spiegare anche quelle che sono le nuove forme eh, di allenamento per eh, i ragazzi che noi definiamo essere speciali. Il pomeriggio abbiamo invece fatto l'Assemblea Generale, quindi con tutti i nostri associati del Molise che hanno incontrato i loro dirigenti nazionali, parlando delle nuove novità che riguardano in particolare anche i dilettanti. Perché non so se lo sapete ma. Eh, da quest'anno eh, gli allenatori che, dilettanti che vengono esonerati entro il 30 di novembre possono ritesserarsi, quindi in deroga a quello che è previsto dalla normativa e altre cose importanti per noi allenatori. E poi eh, alle 19 abbiamo fatto l'annuale eh, manifestazione a la cerimonia del premio Fo Cosco, eh, l'amico Vincenzo Cosco, un allenatore che morisano e eh, che è nel cuore di tutti quanti noi che ha tracciato un solco e eh, quindi quest'anno eh, l'allenatore che è stato ritenuto da noi meritevole del premio Cosco è stato Francesco Farina che lo scorso anno con il Barletta ha vinto il campionato di eccellenza pugliese e la Coppa Italia e soprattutto, pochi lo sanno, ma Francesco Farina ha dedicato la sua tesi di UEFA Pro A, eh, a proprio a Vincenzo Cosco, lì a Coverciano. E eh, poi abbiamo premiato il vincitore del campionato di eccellenza molisana dello scorso anno, Raffaele Esposito, e il vincitore del campionato di promozione, Leo Tanga, attualmente allenatore del Campo Marino. Ecco, ma soprattutto è stato un momento per ritrovarci. Ah, mi fa piacere dire che abbiamo anche ricordato due nostri dirigenti eh, che non ci sono più, eh, quindi Mario Panichella e Antonio Russo, due persone speciali okay. che tanto hanno dato alla nostra associazione. Con loro c'erano le, lo le loro signore e quindi insomma questo per dire che non ci dimentichiamo di nessuno. Però la giornata è stata importante perché il Molise... Ha portato la dirigenza nazionale qui perché il Molise sta facendo passi da gigante nella formazione e nel tirare fuori allenatori sempre più preparati per dare un servizio sempre migliore. Mi piace ricordare che sono diversi infatti gli allenatori e o i match analysis, perché ci sono varie figure che noi dobbiamo tenere presente, così come i preparatori atletici, morisani, che si stanno facendo onore anche tra i professionisti, e, e quindi questo ha uh, testimonianza di un territorio vivace, che ha voglia di crescere, e che però per crescere si deve migliorare, e deve puntare sempre più in alto. Uh, Camolese e gli altri che sono venuti sono rimasti molto contenti di quello che hanno trovato. Tra parentesi mi fa piacere che eh, ovviamente noi lavoriamo, siamo una componente importante della FIGC, C'era quindi il presidente Piero Di Cristinzi con il vicepresidente eh, e eh, Michel Mastrangelo e che hanno partecipato ai lavori e insomma eh, questo lavoro che cerchiamo di fare in maniera congiunta unitaria è un lavoro che è rivolto alla crescita del nostro territorio. Poi faremo vedere anche le foto, Stefano, e poi sì. le commentiamo un attimino. Intanto mi dicono che c'è già in collegamento Skype il direttore generale dell'Isaria di San Leucio, Giorgio Palmegiano. Eh, buonasera direttore, mi sente? Buonasera. Sì, sì, la sento bene, grazie. Bene, ragazzi, bene, allora, abbiamo ospite in studio qui eh, Stefano Maggiani, presidente eh, dell'AIAC, Associazione Italiana Allenatori di calcio, eh, il direttore generale del campobasso eh, Ivano Maselli e eh, il collega eh, Luca Marracino. Saluto tutti cordialmente, buona serata a tutti. Allora, intanto, intanto vi metto un po' oh, così insieme <ride> Giorgio e Ivano. Eh, complimenti, direttore, per la vittoria contro il Guglionesi che affronterà il Campobasso c'è cioè questo fatto del calendario no? ogni volta l'Isernia e poi il Campobasso e quindi ecco direttore eh, è presto per dirlo perché siamo ancora al girone di andata poi volevo anche che Luca Marracino insomma, ti chiedesse qualcosa ma eh, vista un po' la classifica è una lotta che si profila tra Campobasso e Isernia oppure l'Aurora Alto Casertano che è un po' più dietro potrebbe rientrare secondo lei direttore? Ma credo che per ora è ancora una lotta a tre squadre, nel senso non si può togliere l'Aurora Casertano dalla, dalla, dalla competizione. Chiaramente domenica hanno perso una partita, quindi si sono attardati, eh, sono tre punti dietro noi e cinque dietro Campobasso, però credo che ancora... Eh, siano in lotta anche loro, poi chiaramente adesso nelle prossime settimane si finisce il giorno d'andata prima del, mh, delle, delle ferie natalizie e, e penso che lì si possa iniziare a tracciare un primo bilancio. Ecco Ivano, intanto grazie per essere qui, e, ah, voi avete eh, insomma giocato per la Coppa, poi Lisernia settimana prossima e quindi eh, c'è stato questo passaggio del turno. Sì, siamo riusciti a avere la meglio di un Ripa molto agguerrito una squadra ben organizzata che eh, insomma è stata una bella giornata di sport perché abbiamo visto tutti questi ragazzi di Ripa venire lì a, a festeggiare, a godersi eh, lo stadio Selvapiana una partita comunque anche abbastanza impegnativa che fortunatamente siamo riusciti a portare a casa anche se con qualche difficoltà in più Ecco, mh, diciamo che eh, secondo te, ecco, come dice il direttore, è presto per definire un po' eh, a due, a tre, e siamo ancora al girone di andata. Ma io con Giorgio abbiamo parlato eh, qualche volta e stranamente ci troviamo in linea su tutto quello che diciamo. Sono più volte anche l'altra sera che eravamo ospiti in federazione quando ci fu l'evento, eravamo concordi su molti aspetti, e sono d'accordo con lui che è presto per dire che una. È una sfida a due, siamo a tre. L'Aurora Alto Casertano ha dimostrato il suo valore, ci ha sconfitti, eh, ha, ha perso contro l'Isernia. Quindi, credo che ci sono anche altre squadre nel, nel torneo che comunque possono dire la loro. La sorpresa, a Campomarino, come è capitata all'Aurora, può capitare sia a noi che, che all'Isernia. Ci sono squadre che non sono facili da affrontare. È un, presto per dire che è una sfida a due, o a tre, o a quattro dobbiamo ancora lavorare un pochino. Luca, eh, dammi una mano sì. a fare le domande, visto allora, che intanto, ti coinvolgo. Ti intanto coinvolgo. sono, sono anch'io d'accordo con i due direttori generali. Ancora è troppo presto per dire che sarà una sfida a due tra Campobasso e Disernia. E, e così come, e qui lancio anche insomma, una suggestione, e quindi un confronto con i due direttori generali, così come io non credo che il campionato si possa e si deciderà negli scontri diretti tra le prime tre perché come diceva anche l'Avvocato Maselli, il Campobasso ha perso contro l'Aurora eh, Alto Casertano, che a sua volta però ha perso contro l'Isernia, che a sua volta ha perso contro il Campobasso, per cui i punti che io prendo ad una parte li vado a perdere all'altra. Qui molto incide anche il fattore campo eh, rispetto a queste tre, tre squadre, per cui io penso davvero che alla fine eh, riuscirà a vincere il campionato la squadra che perderà meno punti con le squadre di seconda e terza fascia. Consideriamo che finora il capobasso eh, è andato spedito, tranne il passo falso di, di Pietra Melara, eh, l'Isernia. Un mezzo passo falso lo ha fatto contro il Venafro pareggiando, eh, però anche lì è un, era un derby eh, storico dal sapore antico, per cui il pareggio ci può anche stare. La squadra che ha perso forse un po' troppi punti finora è proprio l'Alto Casertano, che ha lasciato per strada i tre punti contro il Campomarino. Anche nella prima giornata. E nella prima giornata addirittura perdendo due punti importanti contro il Pietramontecorvino, pareggiato 1-1. In trasferta. Per cui, alla lunga, questi potranno essere i punti che potranno pesare sulla classifica finale. Non so se sono Chiediamo con... a Giorgio Palmegiano se è d'accordo. Sì, certamente, tutte le partite vanno affrontate nel, nel, nel modo giusto, sono, sono 30, 30 sfide, chiaramente, assolutamente. No, allora, diciamo che normalmente. E i campionati si decidono con le piccole eh, questo vale diciamo, per la, le, i campionati professionistici nel nostro caso diciamo che sono comunque anche importanti gli scontri diretti perché c'è una mh, eh, sicuramente eh, quando si è una contro l'altra ecco quello che ricordava giustamente è vero in queste le prime tre squadre del campionato se fossimo in un gironcino a tre Avremmo entrambe tutte e tre i tre punti, no? perché ci siamo tolte i punti fra di noi, questo sicuramente sì. Eh, nel giorno di ritorno probabilmente riuscirà ad arrivare prima quella che sarà più brava in questo nuovo, diciamo trittico di partite, per le altre qualche inciampo ci può stare può capitare soprattutto fuori casa dove tante squadre hanno un volto diverso, sono più agguerrite, ecco noi abbiamo pareggiato a Venafro proprio due domeniche fa, però quello non è assolutamente un campo facile, oltre che per noi è un derby, ma insomma eh, domenica poi si ha giocato il Campobasso perché questo, ehm, diciamo, questo calendario mette la nostra avversaria della domenica contro il Campobasso la domenica dopo. Quindi soppesiamo gli avversari tutti e due diciamo, in, in sequenza. E, insomma, Benafro è una buona squadra, non è assolutamente facile da, da affrontare. Ecco Stefano comunque è un bel campionato avvincente, no? e avvincente. Non c'è una squadra che, che lo ammazza, tra virgolette, quindi fino alla fine sarà anche bello seguirlo. Assolutamente sì. Io credo che Luca abbia fatto un'analisi perfetta. Eh, il campionato è di eccellenza. È un campionato comunque difficile perché, comunque, ogni campo presenta delle insidie. È evidente che le tre squadre che sono nelle prime tre posizioni siano strutturate meglio di altre società, però. Voglio dire che quando si va su certi campi, eh, bisogna, bisogna stare sempre molto attenti anche perché le partite vanno affrontate sempre con la massima concentrazione da tutti i punti di vista. E comunque, eh, come avete già ribadito, io vedo anche per esempio la Turris, il Venafro, il cioè, ci sono diverse squadre che secondo me, ma lo stesso campo Campomarino, e devo dire anche grazie alla qualità degli allenatori, ecco qui eh, torno a difendere la categoria e a, e a promuoverla, ci sono allenatori molto capaci di eh, gestire al meglio le loro risorse e quindi sanno mettere in difficoltà anche delle squadre blasonate e strutturate come quelle di vertice. Quindi io credo che sarà un campionato molto divertente. Eh, personalmente eh, sto cercando di seguirlo per quanto possibile e eh, lo farò sempre di più perché eh, mi piace vedere soprattutto eh, quello che i nostri allenatori stanno dando a, a, alle, alle società, migliorandole e tirando fuori il meglio anche da ogni giocatore. Ho visto una notevole crescita in questo senso. Ecco Ivano, eh, Luca diceva giustamente, eh, dipenderà poi da tanti fattori. No? Io dico anche che dipenderà dagli infortuni. E dipenderà anche dalle condizioni dei vari terreni da gioco perché eh, non tutti i campi sono in erba sintetica, e qui andiamo incontro al, al cattivo, alla cattiva stagione. Insomma, sei d'accordo? Sì, sì, sono d'accordo. Eh, già, già andare a giocare fuori casa per squadre come noi, come l'Isernia, come l'Auro Alto Casertano, eh, ha delle, delle difficoltà maggiori perché bisogna adattarsi al campo che troveremo sia per dimensioni, perché siamo tre squadre che hanno comunque bisogno di avere un, un campo abbastanza grande, poi più è piccolo più le squadre riescono a difendersi meglio, e sia perché abbiamo questi campi che purtroppo sono un po' una croce in, in Molise e fuori mm. che non sono proprio come dire, perfetti, mettiamola così, la stessa esernia. Ha avuto il problema domenica, eh, che ha dovuto rinviare la partita perché eh, giocano spesso. Ho sentito anche De Bellis che qualche volta si lamentava delle condizioni del campo. Quindi, è comunque, eh, incontriamo delle difficoltà già su questo. Poi, se a questo aggiungiamo bravissimi allenatori come Turris, Campomarino, come diceva Stefano, è normale che bisogna essere preparati ogni partita, soprattutto in trasferta. E mi ricollego anche al fatto che si diceva del Venafro, noi abbiamo giocato domenica col Venafro, abbiamo vinto 1-0, ma il Venafro in campo stava molto molto bene, aveva anche degli infortunati, quindi non era al meglio. Però ho visto una squadra molto difficile da affrontare. Una squadra che dirà la sua nel campionato, già l'ha detta perché è già riuscita a fermare eh, l'Isernia in campionato, in Coppa devono ribaltare il risultato. L'Isernia quindi ha vinto il Venafro in casa contro di noi è stato un guizzo di, di ripa, se no sarebbe stato uno 0-0 eh, anche meritato per certi versi dal, dal Venafro. Quindi eh, insomma, abbiamo delle insidie ogni partita. Sicuramente. Ecco intanto, eh, visto che Ivano nominava anche le condizioni del campo eh, dell'Isernia, approfitto della presenza di Giorgio Palmegiano per chiedere eh, com'è la situazione, perché davvero è un problema che eh, magari si ripeterà, no? perché eh, più andiamo avanti e più le condizioni meteo non saranno sicuramente buone. Assolutamente, il nostro campo purtroppo è un campo vecchio, è un campo diciamo che oramai ha fatto un po' il suo tempo e bisognerà sicuramente fare degli interventi. Ci dicono che verranno fatti degli interventi a breve eh, e lo speriamo. E... Diciamo che quando, quando piove diventa, diventa un problema, nel senso che eh, basta che piove un giorno, due giorni eh, consecutivamente. Ecco, vedevo le immagini lì del, del, del campo. Ecco, eh, Sabato sera scorso, praticamente era diventato tutta una pozzanghera, insomma, eh, diventa molto, molto complicato. C'è un drenaggio che probabilmente non è, eh, non è al massimo. E quindi, eh, purtroppo, in questo momento, questo è sicuramente non migliorerà in questo periodo, diciamo, nel, nel breve, perché andiamo verso la, la brutta stagione e, e il campo il, il nostro, diciamo, è un problema un po'. Strutturale ai Sernia perché? perché è un campo molto usato, c'è un'altra squadra di promozione che ci gioca, c'è l'Atletica la, la, Leggera, essendo un campo coni. Che ci fa sostanzialmente attività, e quindi ogni tanto ci ritroviamo qualche meeting con lanci di giavellotto, peso, martello. Quindi chiaramente chi più ne ha più ne metta, e alla fine la fine delle cose è che noi ci ritroviamo con un campo oggettivamente non idoneo per, per giocare a calcio. Ecco Luca, per squadre come l'Isernia, no? così come anche il Campobasso e qualcun'altra più tecniche, tra virgolette, è un problema, ha ragione il direttore. Assolutamente sì, è ovvio che i giocatori più tecnici sono penalizzati, anche lo spettacolo poi alla fine... E si rischiano anche gli infortuni. E si rischiano gli infortuni eh. seri anche. E per squadre appunto che lottano per vincere il campionato, perdere poi due o tre elementi per infortunio. Eh, alla fine insomma questo si fa sentire eh, durante l'anno calcistico, durante la stagione calcistica. Eh, sì, è un grosso problema. Al quale bisognerebbe porre rimedio il prima possibile per salvaguardare insomma, la qualità di un torneo che negli ultimi anni sta tirando fuori davvero delle, eh, delle buone eh, risorse, sotto l'aspetto anche calcistico. Vi ho visto diversi giocatori, eh, giovani, anche Molisani, che si stanno eh, imponendo sulla scena calcistica regionale, grazie proprio anche a questo torneo, e appunto perdere o comunque fargli rischiare infortuni brutti a causa delle condizioni dei nostri impianti è un peccato. Certo. Ma io una cosa scusa. Prego, io... no, no. intervenite quando volete sì, durante sì, la, no. la trasmissione. Guarda, noi abbiamo avuto all'inizio il problema del Selvapiana che ti ricordi abbiamo giocato a Riccia, abbiamo girato un certo, po' per il Molise certo. per cercare un campo. L'Isernia ha le sue problematiche, il Camobasso le sue problematiche, l'Aurora ha le sue problematiche, ma ce l'hanno tutte le squadre le proprie problematiche e eh, noi non riusciamo a trovare a campo basso un campo in cui potersi allenare che sia a norma o che abbia eh, i, i requisiti corretti e ci sono dei campi, l'altro giorno ero, eh, sono andato a vedere Mirabello che stanno facendo un lavoro importante lì su quel, su quel terreno di gioco ma eh, se tu hai Mirabello è quello che sta messo diciamo, forse un pochino meglio ma comunque è perché fanno una manutenzione e ci lavorano, ma noi ci alleniamo a campo di pietra, e ci sono i problemi strutturali che sta cedendo, il campo Acli è praticamente finito, l'antistadio praticamente è finito, non c'è in regione un campo idoneo per queste partite e presidenti come il mio, come il presidente Montaguila, come Traisci, come anche i presidenti minori Delle altre, dei club minori, eh, insomma hanno grosse difficoltà a fare calcio su questi terreni e rischiano tanto i nostri giocatori quanto i ragazzi delle scuole calcio che hanno problemi da subito. E tra l'altro Stefano, eh, stiamo parlando di un campionato regionale di eccellenza, ma l'impegno economico è notevole. Sì, e sì. anzi a proposito, volevo fare in approfitto in questa circostanza che c'è, c'è Ivano, no? l'ho fatto anche con Matt quando è venuto ospite qui, eh, volevo fare anche i complimenti a Matt, eh, Rizzetta, a Nicola Cirincione e a tutti voi perché avete costruito, con rispetto alle altre formazioni, avete, avete avuto il tempo come nemico e avete costruito il tutto eh, veramente in, pochissimi, sì. in, po in, in pochi giorni, in poche settimane, quasi in pochi giorni. In tre giorni, no? sì. Quindi... in tre giorni abbiamo la squadra, è in tre giorni noi il 29 agosto abbiamo trovato l'accordo, da lì abbiamo iniziato ad allestire la squadra, il 13 settembre abbiamo iniziato... A, a, lavorare con, a, tesserare i nuovi giocatori, a lavorare sui nuovi giocatori. Abbiamo dovuto fare l'impianto di irrigazione a Selvapiana perché non si poteva giocare, era in uno stato disastroso. E la, la, ci sono le immagini adesso che vanno col campo con l'Isernia la prima partita giocata lì belli, Vi gli, auguri, il campo? belli gli auguri a Goffredo sul, sul, Goffredo, sul mezzo eh. Goffredo è stato fondamentale per il ritorno al Selvapiana quella è casa sua lui sta più lì che a casa con la moglie per fortuna della moglie <ride> e ha questo, lui ci tiene tantissimo a quel campo e se noi oggi abbiamo un campo in condizioni eh, buone lo dobbiamo a Goffredo certo e, insomma, ci sono stati tanti problemi, guardali, guarda che campo, vedi com'era, tutto bruciato, non, non c'era nulla, insomma, non è stato facile riportarlo a, alla situazione attuale. E eh beh, certo, l'abbandono ha influito e ha influito la situazione della società precedente per quel che concerne i tempi ristretti. ma anche, anche i, i tempi quali... anche questo impianto di irrigazione che certo, doveva, erano dieci certo. anni che doveva farsi l'impianto di irrigazione e lì siamo dovuti arrivare noi per farlo perché non si trovavano dai tempi di Capone ma anche all'epoca di Adelmo Berardo mi sembra che lì mio... Adelmo fu sì, quello sì, che sì. lo fece se non sbaglio anche all'epoca della gestione di Adelmo eh, Berardo parliamo di oltre vent'anni no insomma. no sono, sono, sono d'accordo intanto prima di tornare a Palmogiano, ecco, <coughs> eh, Stefano eh, tante aziende molisane ora si sono avvicinate anche al campo basso tra eh, se non la settimana prossima l'altra avremo di nuovo qui in presenza negli studi il presidente di Lisernia eh, Traisci che mi ha assicurato che ci verrà a trovare di nuovo in questi studi e eh, anche lui, insomma, spesso ha fatto degli appelli all'imprenditoria eh, del capoluogo Pentro. No? E qualcosa si sta muovendo in, in questi ultimi tempi, comunque, tra Covid ed ora il caro Bollette la situazione è drammatica. Beh, eh, allora questo eh, rende ancora più merito ed onore a chi eh, si è speso e si spende investendo nella nostra città, quindi come il Campobasso Calcio, ma come il professore Traisci, a cui tra l'altro mi rega un bel rapporto di amicizia perché eh, quando io ero ancora studente ero consigliere della facoltà di giurisprudenza, quindi ci siamo conosciuti in quell'occasione e poi abbiamo mantenuto un bel rapporto. Insomma, eh, le persone che dobbiamo dire grazie a tutti coloro che investono e consentono a questa regione di avere ancora eh, un calcio di un livello importante. Eh, tra mille sacrifici, certamente spero, mi auguro che eh, ci siano degli imprenditori che si avvicinino sempre di più alle nostre squadre di calcio, ma anche alle, alle società che fanno gli altri sport perché ne abbiamo fondamentale bisogno perché dobbiamo dare l'opportunità ai nostri giovani di crescere in modo sano e di esprimersi per quelle che sono le loro capacità e potenzialità. Però non ci nascondiamo dietro un dito: io mi aspetto invece tantissimo, lo dico molto chiaramente senza se e senza ma, dall'attuale governo nazionale e a cascata da quello regionale e dai vari comuni: maggiore attenzione però con persone che siano davvero competenti, perché io credo che lo sport è veicolo di eh, istruzione, educazione sana e di principi e di valori. Quindi eh, dobbiamo investire assolutamente anche nelle infrastrutture e non possiamo in questo momento chiedere ulteriori sacrifici all'imprenditoria e alla cittadinanza, soprattutto dopo che eh, siamo stati e continuiamo ad essere messi in ginocchio perché... Eh, con il caro delle bollette, cioè gas, luce, i campi sportivi, quindi gli spogliatoi vanno illuminati, vanno riscaldati gli spogliatoi e vanno illuminati i campi e noi non possiamo consentire che dei ragazzi, bambini, ma anche le prime squadre non abbiano i servizi minimi a dei prezzi esorbitanti. Gli imprenditori devono, dare gli stipendi, devono pagare i loro operai, devono pagare i loro funzionari e si trovano a, a, ad avere condizioni sempre più di, 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 svantaggiose. E diciamoci un'altra cosa, chiaramente il Molise è una regione particolarmente penalizzata, perché noi non abbiamo infrastrutture in questo territorio. Per arrivare in Molise, lo sappiamo tutti, non abbiamo le ferrovie adeguate, non abbiamo le strade adeguate e... Chiunque fa l'imprenditore in Molise è un eroe, così come un eroe secondo me chi fa il presidente di una squadra di calcio è qui in Molise. E tra l'altro Stefano, eh, come dicevi tu, qui ogni sforzo è quantoplicato da parte di No, no, di no, <ride> ancora ti devo, di più, ti ancora... devo correggere, <ride> sì, ti devo correggere, è almeno decuplicato, eh, perché ognuno di noi più basso. Ecco, Ognuno di noi nella sua attività cercando di onorarla al meglio, quando deve raggiungere un'altra cittadina o quando deve fare venire qui qualcuno ha delle difficoltà e dei costi che sono dieci volte superiori. Certo, certo. Quindi questo ce lo dobbiamo dire e credo che sia venuto anche il momento di fare insomma, delle, delle riflessioni importanti. Sulle strutture sportive mi piacerebbe parlarne ma in un'altra sede perché poi insomma, il tema mi appassiona particolarmente, perché io non capisco come negli anni passati, ma poi me lo spiegherà sicuramente qualcuno, eh, si sono utilizzate delle risorse, perché le risorse per fare i campi sono state utilizzate e probabilmente quelle risorse non sono state utilizzate nel modo migliore, dopodiché c'è mancato una programmazione relativa alla manutenzione, eccetera, eccetera. Vabbè, Quindi, su questo poi faremo ma una data specifica. Ecco, no, sono... Volevo coinvolgere il direttore dell'Isernia su questo argomento, direttore tanti sacrifici da parte di chi gestisce economicamente una società e poi tornando al discorso sportivo, insomma, Isernia eh, da diversi anni lotta per uscire da questo campionato eh, che non le compete, sinceramente. Ma eh, allora, per quello che riguarda, beh, gli impianti hanno detto tutto le, le, gli altri, purtroppo diciamo effettivamente non c'è un'impiantistica che andrebbe rivista in maniera... Mh, Penso un po' in tutta la regione, quindi credo che lì eh, vuoi dove sono stati fatti dei campi e. È troppo poi vengono fatti ma non vengono manutenuti perché eh, molte volte eh, e anche i stessi comuni riescono a avere qualche finanziamento e creano una struttura però poi il problema è anche manutenerla perché ha dei costi di gestione altissima quindi eh, diventa, diventa complicato quindi vengono in parte un po' abbandonati e quindi eh, qui siamo in una regione dove in buona parte della regione almeno dalla parte nostra c'è anche la componente freddo la componente neve quindi se non c'è una manutenzione fatta in un certo modo chiaramente eh, diventa sempre più mh, più complicato diciamo poi la gestione e quindi sì eh, eh, ci sono diverse gestioni come la, la, il fatto dei, dei trasporti che si diceva insomma eh, sono tante cose insieme e diciamo vanno eh, sì, no, sì, assolutamente onore anche a, ai presidenti che appunto hanno eh, investono nella regione e tengono alto anche il Diciamo il livello di competitività, perché insomma è vero quello che ha detto, noi sono due anni che. Proviamo a uscire dall'Eccellenza. L'anno scorso andammo a fare tutte, vincemmo la Coppa Italia, quindi facemmo una fase finale nazionale in, in Coppa Italia e poi facemmo gli spareggi nazionali. Abbiamo giocato contro squadre siciliane, abruzzesi e sarde e ne siamo usciti in maniera indenne. Quindi probabilmente eh, il nostro livello, quando si dice che è molto basso il livello dell'Eccellenza, molisana, eccetera, non è, non è vero. Quindi alla fine, tutto sommato questi presidenti fanno degli sforzi che sono pari, uguali o anche di più, per quello che ci siamo detti prima, ai presidenti di tutte le squadre di eccellenza nazionali. Certo, Luca, sei d'accordo? Assolutamente sì, ma lo dicevo anch'io, sono, sono convinto che il campionato di eccellenza morisano non sia eh, inferiore ai campionati di, di eccellenza delle altre Secondo me, Luca, perdonami se ti interrompo. C'è solo qualche squadra, una o due, che magari è un po' al di sotto sì. delle altre e per questo assistiamo a punteggi a questo volte tennistici, a volte regbistici. Questo Capito? è vero, però se vediamo magari anche in altre regioni può accadere, può accadere qualcosa di, di, di simile. Però al netto di questi episodi, di queste situazioni che ci sono purtroppo, io devo dire che insomma, le, le compagnie, le squadre, le società, che fanno parte di questo torneo lo riescono ad onorare, almeno negli ultimi anni, davvero in modo eh, egregio. Se guardiamo anche eh, la classifica di quest'anno, io penso che almeno fino al Campomarino sono tutte squadre sì. che eh, hanno una, una altissima qualità eh, anche proprio del, sì, del, sì, del sì, dell'organico sì, dei sì, giocatori sì, sì, sì. Ehm, e quindi, è che possono mettere in difficoltà tranquillamente le prime tre, lo abbiamo detto, lo abbiamo detto prima. E poi eh, c'è da considerare anche il fatto che appunto, questo diventa anche un vivaio, una vetrina per, per i giovani molisani. Quindi ecco perché bisogna non eh, spendere ma investire, il termine corretto, in eh, questo tipo di, eh, di, di torneo, perché può dav davvero diventare il trampolino di lancio per molti giovani che vogliono continuare eh, questo tipo di carriera. Nel Campobasso, ad esempio, c'è un giovane al quale sono particolarmente affezionato perché l'ho anche allenato. Quando era giovanissimo, l'ho allenato alle Acli. Davide Fruscella, ecco, eh, Davide è uno di quei giovani Molisani che dall'eccellenza può davvero eh, prendere il lancio verso scenari più importanti. È eh, un ragazzo umile, è un ragazzo che ha il calcio nelle vene: ha bisogno soltanto di una società eh, forte, con uno staff qualificato che gli riesca a, a dare quella convinzione e potergli far fare. Il, il, il salto. Noi ci auguriamo che il salto lo faccia direttamente con il campo basso e quindi ci auguriamo di poterlo vedere, anzi rivedere, perché già ha avuto qualche esperienza in serie di col campo basso, quindi rivederlo oh, su, uh, su quei campi. Ecco, questo è, eh, su questo bisogna, bisogna puntare e continuare a lavorare per delle situazioni di eccellenza che eh, facciano venire fuori il meglio che può offrire un territorio. Certo. Prima di proseguire con eh, entrambi gli avvocati, Baselli no. e Oggi Stefano, Stefano e Ivano, ce lo possiamo dire. <ride> sì, ma dai, io lo so, lo so, Stefano e Ivano. Eh, volevo chiudere con il direttore generale dell'Isegna perché so che aveva un impegno, quindi lo voglio liberare, anzi lo ringrazio per aver insomma, accettato il nostro invito. Ecco direttore, eh, ora c'è questa, tra questa trasferta, poi c'è la gara di coppa, insomma, prossimi impegni come, come li vede? Beh, eh, eh, diciamo che domenica noi andiamo a Pietramonte Corvino. Quindi, che ha fatto lo scherzetto eh, alla prima giornata all'Aurora Alto Casertano, insomma, l'ha bloccato. Assolutamente sì, quindi dobbiamo andare con massima attenzione. È una trasferta lontana, è una trasferta in Puglia. Dai Sernia sono due ore e mezza di pullman, quindi è un posto diciamo. Eh, non semplice da raggiungere, quindi ci sono anche componenti logistiche. Eh, noi dobbiamo essere attenti, eh, dobbiamo per, perché chiaramente il nostro obiettivo è quello di vincere, di vincere la partita. Eh, assolutamente, e poi ci avremo il ritorno con Venafro, che è mercoledì 30 eh, di Coppa Italia. Eh, chiaramente, le, le squadre come la nostra, come campobasso, alla fine io tempo fa in un'intervista uno mi disse ma direttore l'obiettivo è vincere sempre perché tanto qualsiasi partita non vinci hai sbagliato, quindi ma è una risposta è molto Condannato, semplice ragazzi. da dare. Tutto sommato è sempre così, ogni domenica anche se fai un pareggio comunque sia eh, a, a noi, a questo tipo di squadre viene considerato sconfitta, quindi giustamente noi dobbiamo, dobbiamo vincere sempre, poi tra l'altro siamo dietro due punti quindi obbligatoriamente siamo costretti a vincere sempre a, a, per rimanere eh, nella, nella scia del, del, del campo basso e poi insomma eh, sperare di riaffrontarlo con questo distacco. Maselli farà gli scongiuri o anche meglio per noi chiaramente <ride> eh, per poi ospitarli in Isernia insomma ecco questo è diciamo sicuramente eh, diciamo arrivare allo scontro a Isernia a portata questo è sicuramente il nostro obiettivo bene direttore io la ringrazio intanto per la disponibilità le auguro eh, una buona serata e soprattutto in bocca al lupo per per, per questi due impegni eh, che avrete a breve e mi consenta, speriamo, eh, Luca, speriamo insomma, però visti i vari appelli no, del direttore generale, del che mister, del presidente, e quindi speriamo che si possa intervenire sul terreno su... di gioco di Sernia, perché davvero poi eh, si fanno tanti sacrifici e quindi non si può eh, capito, giocare su un campo del genere. Direttore, speriamo soprattutto che si possa risolvere questa situazione. Se non a questo breve, sì, perlomeno a, a, a medio termine, non a lungo. Guardi, spero di sì, perché noi, eh, non so, ho visto qualche immagine della partita di ieri, il campo visto. alla fine della partita, chiaramente, visto che era comunque molto allentato quando abbiamo cominciato. Era veramente ridotto male. Adesso, eh, se, se penso che fra due giorni ci giocherà la squadra di promozione e prevista ancora pioggia, mi immagino Sabato, per sì. il prossimo con Benafro. Che tipo di campo andremo a trovare? Chiaramente, per una squadra che deve comunque fare la partita, perché noi in casa dobbiamo sempre fare la partita. È chiaro che è uno svantaggio assoluto. Abbiamo avuto anche un paio di ragazzi che si sono fatti male di sopra e quindi abbiamo qualche infortunio di, 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 da, da qualche settimana perché purtroppo è, insomma, è quello che è. Speriamo bene, noi siamo eh, fiduciosi e speriamo che in questo caso l'amministrazione appunto provveda a una manutenzione mh, sicuramente Ce l'hanno promesso e speriamo che adesso mantengano quello che ci hanno detto. Speriamo dai, anche noi ne continueremo a parlare perché è giusto, è giusto così. Grazie al direttore generale Giorgio Parmegiano dell'Isernia San Leucio. Grazie direttore. Grazie a voi, un saluto a tutti gli ospiti e ci aggiorniamo presto. Grazie Davide. Grazie, ciao, ciao, grazie Giorgio, di ciao. nuovo in bocca al lupo per tutto. Ringraziamo Giorgio Parmeggiano. Proseguiamo qui in studio, abbiamo ancora un po' di tempo, intanto qui si scherza, mh, siccome dura circa un'ora questa seconda parte, ci sono due avvocati, sarà un'ora legale. Eh, <ride> Luca <Ma> Fantas <ride> oh, Fantastico. Francesco è un fuori classe. In questo, no. È che sì, se non mi diverto, capito, non, eh, non conduco più. Quindi toccherà poi a Valentina sempre come è successo l'altra volta o al nostro. Il direttore che eh, ne capisce molto più di me di calcio, Pierluigi Luigi Boragine. Allora, intanto, eh, Ivano, eh, dobbiamo dire eh, che eh, le parole del direttore dell'Isernia, vedi, si fanno male anche i calciatori. Quindi, eh, sì, sì, sì. come dicevi tu, è importante, importantissimo il, il terreno di gioco, no? eh, anche a questi livelli. Ma è... Guarda, eh, spesso mi dicono ma, ma è eccellenza, come eh. per dire qualcosa di, eh, ma è salute anche quella, quindi anche in eccellenza ci si fa male, anche in eccellenza si investono soldi, anche in eccellenza si fanno sacrifici e quindi eh, magari la visibilità non è quella che c'è in Serie D, però i sacrifici sono gli stessi, eh, non è che c'è minor sacrificio o altro, eh, l'Isernia sta facendo i suoi sacrifici, il capo basso fa i suoi sacrifici, l'altra volta era qui ospite il presidente Montaquila che fa i suoi sacrifici, e, insomma non, non, è, non è bello trovarsi in condizioni del genere. Pentito di questo incarico, visti eh, diciamo, i troppi impegni, riesci a stare dietro perché davvero eh, sei il direttore generale, ma sei anche referente de, de, della proprietà no, di Met qui. Ed è giusto che sia così perché loro sono distanti, no? quindi sì. occorre una persona. Vi state organizzando in maniera impeccabile sotto l'aspetto organizzativo Grazie. e quindi, diciamo che è davvero impegnativa. E stiamo parlando di eccellenza. No? Quindi. Okay. Pentito no, per cavo basso no, 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 non ci no, si può pentire, battuta, No, era una no, battuta, no. l'abbiamo fatta anche prima, il sì, microfono è sì, spento. Sì, figurati, no, no, pentito no, è normale che, come dissi alla, alla prima conferenza stampa, quella telefonata che mi ha cambiato la vita praticamente, perché ho dovuto riprogrammare tutta la mia esistenza <ride> nel giro di 24 ore, però eh, è una bella avventura, è una bella avventura che... Eh, viviamo al meglio, eh, con Mette e Nicola ci siamo dati eh, un'organizzazione che eh, dia valore a quello che facciamo e, e poi niente, sul campo eh, vediamo di ottenere risultati sul campo e vediamo di ottenere anche altro. Come dicevi sì. prima, la città risponde, gli imprenditori un po' si stanno avvicinando, stanno andando bene, per me è sempre... Un piacere perché, come diceva Stefano, fare lo sponsor a una squadra di calcio in Molise è un'impresa, quindi è veramente difficile in questo periodo, quindi vanno ringraziati tutti, tutti quanti a partire mi permetti di fare un ringraziamento eh, che non me... Ne... Non si arrabbino gli altri, al dottor Camardo, che è stato il primo che, come siamo partiti, mi sì, ha telefonato, so. ha detto: Vieni qua che parliamo. È stato, quindi, ha fatto da apripista Da gli apripista, altri, no? sì, sì, il dottor Camardo <ride> ha fatto da apripista. Sì, 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 sì. Bene, bene, sì, sì, e poi eh, c'è anche il suo impegno con, con la Juveness, c'è stato Claudio Di Niro certo. il giovedì scorso in questi studi e quindi, ma da sempre, appassionato Peppe Camardo di sport. E, insomma anche del calcio in particolare, sì, sì, ma sì, lui sì. dà una mano anche agli altri disciplini. Sì, lui un dire. po' ci tiene Anche a basket, a volley anche, anche la Molisana con la famiglia Ferro, anche cioè. Valmolise che è un altro sponsor nostro, tutti gli altri sponsor che stanno, si stanno avvicinando adesso. Sai, era difficile dopo l'estate trascorsa eh, riuscire a a rimettersi in gioco perché comunque è stato massacrante anche per chi era, faceva lo sponsor alla vecchia società quello che è successo quindi non era un passaggio facile e non vedere semplice, questa risposta certo. ha dimostrato attaccamento di queste aziende al territorio certo certo intanto mentre la regia eh, prepara un po' facciamo vedere ragazzi le, le foto che hanno riguardato il premio Vincenzo Cosco così le commenti, al volo mentre ci fanno vedere le foto, eh, al volo Luca, questa società vedo che sta cominciando però organizzativamente già a pensare eh, ovviamente poi che vinca il migliore il campionato di eccellenza no? e vincerà la squadra che lo ha meritato di più, però ecco prima di commentare queste foto una battuta con Luca, eh, si stanno già organizzando in maniera diversa eh, rispetto a un campionato di eccellenza, no? quindi parlo di una... Eh, sì, sì, assolutamente, io penso che l'approccio no? della, della nuova proprietà sia proprio quello e la volontà sia, sia quella, come d'altra parte lo è eh, sul versante dell'Isernia e dell'Alto Casertano. Gi dicevi giustamente tu, alla fine vinca il, il migliore, vinca la squadra, la società che insomma, ha meritato di più al termine della stagione. Certo è che... Eh, Almeno a guardare le prime tre eh, società, sono quelle che effettivamente stanno dimostrando di avere già eh, un qualcosa in più anche in prospettiva futura e quindi anche nell'ottica di un campionato eh, superiore. Eh, per quanto riguarda il, il campobasso, io poi devo dire anche tra l'altro rispetto a campobasso Isernia e Aurora Casertano, devo dire tra l'altro che rispetto a tutte le altre formazioni hanno un qualcosa in più anche se andiamo a vedere sotto l'aspetto del gioco i marcatori, io ho fatto così per curiosità sono andato un po' a vedere eh... guarda se non sbaglio hanno realizzato tutti e due 45 gol non solo, ma non solo hanno realizzato 45 gol entrambi, sia il Capopasso che l'Isernia addirittura il Casertano qualche gol in meno sì penso qualche gol in, in meno ma se andiamo a vedere i marcatori noi vediamo che l'Isernia ha portato in gol 11 eh, giocatori, il Campobasso 12 e l'Aurora Casertano 13 addirittura. Cioè questo significa che sono squadre che non eh, si basano sulla capacità e sulla qualità del singolo Bra giocatore, ma riescono a esprimere un collettivo, Bra un gioco, questo è fondamentale. Cioè questo ti dà l'idea della qualità del gioco espressa in campo ed è, ed è quello che fa la differenza rispetto alle altre squadre. Hai colto proprio in pieno. Abbiamo ancora un po' di tempo, Stefano, ci commenti un po' le foto di questa bella eh, serata di tardo pomeriggio, insomma, di lunedì? Assolutamente, intanto quello che ha detto Luca conferma la qualità degli allenatori, perché se esprimono un buon gioco vuol dire che eh, insomma, il lavoro è ben fatto e sono preparati loro. Bene, sì, allora, eh... Qui eravamo, stava parlando Francesco Farina, eh, quindi diciamo che è stata una serata un mix di emozioni, sentimenti, ricordi, ma anche di calcio ovviamente, e, e di, di, di merito, perché insomma il eh, riconoscimento a chi ha ben fatto credo sia una cosa, un, un momento importante. Eh, la Silvana Marinaro, che, quindi la moglie di Vincenzo certo, Bosco, certo. e qui abbiamo Raffaele Esposito. Premiato dal vicepresidente Camolese, anche lui è un bravo tecnico. Eh? Assolutamente, un tecnico bravissimo, una persona meravigliosa, eh, disponibile, molto preparata. E ecco, questo è importante che noi ci rapportiamo con i livelli superiori. Perché parlare con persone come Giancarlo Camolese o Renzo Olivieri, credetemi, è una scoperta eh, quotidiana. Infatti a volte mi fanno un po' sorridere quando. Forse anche alcuni colleghi allenatori sottovalutano l'importanza di questi incontri, perché eh, vedete tenete presente che l'anno scorso Olivieri, quando abbiamo fatto il nostro incontro, qui è sempre Silvana che ha fatto il suo intervento nel, nel ringraziarci e nel ricordare eh, Vincenzo Cosco. Olivieri eh, durante la cena stava cioè non ha cenato praticamente che stava facendo un corso dedicato agli allenatori di Serie A. E io sentivo che parlava con loro dicendo, no guarda che sul calcio d'angolo, la difesa, cioè, per dire che nessuno sa mai abbastanza e dobbiamo migliorarci ogni giorno. E in questo dobbiamo un po' sprovincializzarci perché c'è ancora tanto da imparare. Certo. Eh, e noi, ecco, con l'AIAC, Luca Marracino, tra l'altro il nostro associato, eh, credo che ci stiamo provando. Eh, è un territorio che può fare molto, ma deve dimostrare molto con eh, lo studio e con l'impegno. Ok, eh. possiamo scorrere ancora con le foto, così Stefano le, le commenti. Sì, allora questo è Leo Tanga, allenatore Campo Marino, premiato dal vicepresidente componente dilettanti Pierluigi Vossi, mio carissimo amico dato nostro collega avvocato anche, oltre che allenatore, e il merito che ha avuto insomma, Leo Tanga nello scorso anno a vincere un campionato e da quello che vedo anche quest'anno col Campo Marino a lavorare molto bene, sì, a fare delle cose ottime. Bene. E qui è il riconoscimento che l'hai accadato a... Silvana Marinaro in Cosco è una cosa che noi ogni anno la vogliamo cogliere. ovviamente il premio è dedicato a Vincenzo ma non solo lei anche le mogli di altri nostri associati che purtroppo non ci sono più, proprio perché c'è un rapporto davvero molto molto forte guardate, infatti mi, mi, mi fa male il cuore pensare che Gianni Pregali era con noi quella sera è stato con noi tutto il tempo con gli allenatori di Larino di, cioè, scusate, provenienti da Termo da Isernia, da tutto il Molise, abbiamo cenato insieme e poi purtroppo... Sì, ho letto anche il post che avete fatto sulla vostra... Sì, pagina. Ecco, ecco qui Francesco Farina che insomma eh, tra l'altro inviteremo a breve perché volevo fare una giornata, un, un incontro insomma con gli allenatori molisani per confrontarci con lui con quelle che sono le sue esperienze. perché... Il calcio, il calcio come tutto è in evoluzione, eh, dal confronto emerge sempre ricchezza e quindi nuove conoscenze, quindi eh, verrà a breve e ci ha raccontato un po' delle sue esperienze, oltre al fatto che della sua tesi dedicata a lui si stava qualificando proprio purtroppo nel momento in cui il nostro amico Vincenzo... Ha perso la sua battaglia, più importante, però ha combattuto fino alla fine, perché certo. ricordiamoci il motto di Vincenzo: che a noi Molisani, purtroppo ci deve rimanere nel cuore che l'uomo che combatte non perde mai. Vabbè, questo lo possiamo anche bypassare, <ride> che purtroppo al momento mi, mi dovete sopportare. L'assessore Luca Praetano, eh, al quale ecco, eh, sono rivolte un po' delle nostre, però io voglio dire una cosa: scanso di equivoci. Quello che dicevo prima non è rivolto all'attuale amministrazione o alle attuali amministrazioni... Vabbè, era in generale il discorso. È rivolto al passato e, e poi dico che anche noi cittadini dobbiamo essere probabilmente migliori, perché probabilmente la, la politica è lo specchio Nessuno di Nessuno deve stessi. fare sì, a scarica a barile. Stefano. Assolutamente, Quindi, eh, eh, ma infatti guarda quello che io voglio dire... Se stasera è... la trasmissione non andrà bene sarà colpa vostra. Dico <ride> no, eh, comunque questo è Maurizio Rivellino, il Cus Molise. Eh, grande amico insomma presidente straordinario di questo CUS mi eh. approfitto per ricordare che purtroppo ieri ha perso l'imbattibilità certo, il circolo, sì. la nebbia oh, contro Ecositigensano eh. 8 a 3 poi si giocava alla fine col portiere in movimento, quindi vabbè, volevo solo ricordare, insomma, il battuto fino ecco, a ieri. Eh, il... Anche in questo ci tengo a dire che, eh, anche questo ringraziamo anche il Circo Navia, perché ci dà la possibilità di vedere un calcio a è un, 5, è una 2, Marco Sanginario, Nicola sì. Dell'On, tutti quelli, Maurizio Trivellino, il professore Germano Guerra, insomma, Bellissima realtà. Noi abbiamo, eh, anche nel calcio al 5, cioè, ricordiamoci che Scarpitti stesso, insomma, sta Fausto, facendo chef, benissimo, chef, chef. Marco Sanginario, stiamo provando a incentivare anche il calcio femminile, diamo una mano perché, ecco, io ci tengo a dire, con tutte le problematiche che ci sono, la Federazione Italiana Gioco Calcio, le famiglie e le società, davvero, davvero meritano un plauso perché anche per la federazione mantenere alto il livello e cercare di aiutare le società adesso... Non esserci. è semplice. No, non, ma infatti non è, io no, quando sento delle critiche, ecco queste sono eh, le signore Russo e eh, Panichella, quindi eh, che le mogli sì, di, di, di Antonio Russo e Mario Panichella... Intanto scorriamo le foto mentre parla, parla Stefano. Quindi veramente a volte quando sento delle critiche dico: Ma forse questi. questi poi si sa che chi, chi fa sbaglia, chi non fa critica. Quindi. Eccomi, Miguel Mastrangelo, sì. anche. insomma. Santina Pompermaier, Santina Pompermaier il presidente Maier. del Consiglio. No, abbiamo avuto una partecipazione straordinaria. Poi vediamo anche Piero Di Cristinzi nelle foto che stanno scorrendo. Sì, sì, Piero Di Cristinzi ha premiato proprio le signore, eh, la signora Russo e la signora Panichella ha eh, fatto un bel intervento, ma eccolo qui. Eccolo qui. Eh, noi stiamo lavorando con grande, con grande sinergia perché dobbiamo essere uniti, è inutile che ci, certo. che, che ci no. giriamo intorno, non, non riesco a capire come non ci possa essere ecco, entusiasmo eh, nei confronti di chiunque profonde delle energie per questo territorio e poi la competenza è chiaro che è necessaria per poter non sbagliare. Eh, però poi c'è anche chi, ci deve, chi ci, ci deve mettere la faccia, chi deve rischiare. Eh, quindi... Tra l'altro, Franco, se mi permetti, mi sì, approfitto della presenza del presidente foto, molise sì. per ricordare anche che eh, gli allenatori molisani sono presenti anche ai mondiali. Questo, certo. noi, ah, cioè, abbiamo sì. i due vice del Canada e della Polonia, sì. Biello e Di Petrillo. Per sì. Cui sì. Magari sì. Il Canada inviteremo. meritava molto di più col Belgio. Eh, meritava il molto il di più, ha sì. giocato davvero bene il, il Canada. Sì. Sì, quindi sì, sì. abbiamo anche questa presenza eh, guarda, il Molise si sottovaluta a casa sua ma noi abbiamo dei molisani che stanno no. facendo in ogni ambito cose straordinarie a livello non solo nazionale ma internazionale tu sei molisano no. di adozione beh sì però insomma, no, sei infiltrato te. però sai bene perché conosci molto bene la mia famiglia che mio padre e mia madre hanno voluto che noi tre figli nascessimo tutte e tre qui a Campobasso per il grande amore che mio padre e mia madre hanno sempre avuto per questa città e per questa regione. E io ne vado orgoglioso, certo non posso negare che vorrei, vorrei che la nostra generazione, lo dico a Ivano, lo dico a Luca, facesse qualcosa in più. Ecco, che mettesse quella marcia in più perché ne abbiamo proprio bisogno perché adesso c'è la partita della vita. Stiamo perdendo cittadini in continuazione, eh, Molisani in continuazione. Eh, l'abbiamo detto prima anche. E, nella quindi, prima parte, e quindi adesso o Facciamo lo scarto d'orgoglio e di solito noi italiani e molisani ce l'abbiamo. È un po' come quando hai mondiali, no? L'Italia vince, vince i mondiali partendo contro That's tutti favorite. i pronostici e poi ti tira fuori eh, quell'invenzione. Speriamo intanto di, eh, tra quattro anni, tra tre anni, quando ci sarà, col, col, col fatto esserci. del Covid... E non riesco più a fare 4 3 <ride> e, e speriamo di, di esserci alla fase Ti finale. Ti posso perché dire perché che non sono... mi dispiace che l'Italia non sia a questi mondiali in Qatar perché mi dispiace da italiano, però insomma, sono dei mondiali che purtroppo non mi appassionano per il luogo dove vengono. Eh, ma molti svolti. stanno, insomma, anche Riccardo Cucchi ha messo un post particolare, ha detto "Non seguirò i mondiali". Allora, eh, stiamo per chiudere l'ora legale, sta per terminare, <ride> si torna all'ora solare, scherzi a parte, se ce la facciamo, eh, Stefano diciamo, ha fatto questo intervento, um, un minutino a testa, poi spero che Ivano tu possa tornare qui, è la prima volta che vieni a Molise sì. Sport, però dai, um, spero che possa tornare più frequentemente, no? anche perché spesso i calciatori... Insomma, sono impegnati sì. o tra allenamenti o altre cose. Luca, che dire di questo campionato? Secondo te cosa accadrà nelle prossime giornate al giro di Boa? Chi sarà? Eh, facendo un po' la sintesi di tutto quello che abbiamo detto, molto conterà al di là poi dell'aspetto qualitativo di ogni singola... Squadra, le altre condizioni che interverranno nel, nelle, partite, nelle singole partite, quindi eh, le condizioni climatiche del, dei campi eh, dove si andrà a giocare, questo potrà incidere sicuramente e penalizzare, potrebbe penalizzare soprattutto le squadre più attrezzate, quelle tecnicamente più attrezzate. Per cui è un punto interrogativo, bisognerà appunto eh, vedere all'opera eh, le prime tre della classe come ho detto all'inizio, soprattutto con le squadre di seconda fascia. Ecco, a mio avviso il campionato si giocherà, Ed si giocherà lì. Ed è successo anche l'anno scorso. Ed è successo anche l'anno scorso, quindi Quando il, il campionato se il lo campionato. giocheranno lì. Sono d'accordo. Per chiudere con Ivano. Ivano, non ti chiedo di anticipare qualcosa, però c'è la possibilità che si possa eh, tornare un po' sul mercato a dicembre? Bah, sicuramente, sicuramente torneremo sul, sul mercato perché... Eh, C'è questa possibilità, e questa finestra e va sfruttata. Lo faremo noi, ma lo farà sicuramente anche Lisernia, sicuramente anche l'Alto Casertano. E dovremo ripuntellare la rosa, è la, la, la prima finestra che abbiamo dove possiamo fare mercato nelle stesse condizioni delle altre squadre. Quindi eh, cercheremo di, di intervenire quanto prima. E ricordiamo anche Ivano che eh, Domenica Guglionesi Massimo 50 tifosi del Campobasso, la capienza è illimitata ovviamente capienza a 200 posti, eh, dovrebbe essere 150 settore casalingo, 50 settore ospiti sarà una partita, un campo per noi dove già abbiamo pareggiato 0-0 in Coppa quindi una trasferta molto impegnativa però ricordo che l'andata di Coppa eh, il Campobasso aveva schierato così una formazione largamente Rimaneggiata. rimaneggiata, però anche il ritorno. Se ricordi il 3 a 1 in casa, sì. abbiamo sofferto per 60 minuti perché il Guglionesi è una bellissima realtà. Noi adesso stiamo affrontando: abbiamo affrontato il Venafro, abbiamo affrontato il Ripa. Facciamo il Guglionesi, devo dire tre bellissime realtà. Il Ripa credo che sia una squadra ben allenata, una squadra che può fare risultati e può anche. Tra l'altro l'allenatore è anche un, un mio amico con cui ci davamo battaglia sui campi di progna, quindi eh, facevamo questa sfida e devo dire che mi è piaciuta vederla in campo. Mi è piaciuto anche rivedere Guglielmi giocare, certo. che Carmine sì. insomma. Eh, C'era anche Scudieri in campo. C'era anche quindi. Scudieri che sì, non so se hanno conoscenze. fatto rientrare a Ripa ieri, qualcuno <ride> mi diceva che non lo fanno entrare per quel rigore, <ride> però insomma... Eh, no, però devo dire che Ripa è, una, è stata una bella realtà e Guglionesi anche una realtà che, che mi è piaciuta come avversaria a vederla sia lì che in casa e quindi sarà una bellissima partita anche adesso, di nuovo in casa loro. Saranno sicuramente agguerriti. Hanno fatto una bellissima prova anche ai Isernia perché è vero che hanno perso 2-0. Però credo che abbiano, cioè, ho visto che hanno giocato, eh, hanno tenuto bene il campo nonostante le, la situazione del campo. Quindi sono, sarà un, insomma, un periodo un po' impegnativo. Insomma, anche il fine settimana sarà impegnativo e insomma, vedremo cosa accadrà. Intanto, in bocca al lupo per questa Sempre il trasferta il viva il lupo. Allora, Posso fare un ringraziamento volevi... che sì. non abbiamo fatto, anche a voi degli organi di stampa? perché... Eh, anche per voi non è semplice lavorare secondo me in un territorio come il nostro e invece fate un lavoro egregio dando grande attenzione a tutto quello che avviene nell'ambito sportivo in particolare e lo fate con grande professionalità e anche con grande passione, quindi mi sento di farvi un grande ringraziamento. Grazie, Ti ringrazio a nome di tutti. Io associo anche perché vedere come fanno le riprese in certi campi dove li trovi sono eroi, arrampicati <ride> sugli alberi, con corrente che non si sa da dove arriva, sotto la pioggia, lì nascosti con le telecamere, insomma mi sto rendendo conto adesso da quest'altra parte che veramente ci vuole tanta passione anche a fare questo sì. lavoro. perché mamma so, mia. Io aggiungerei anche i tecnici che, che sì. lavorano sì, sì. nell'ombra, no? noi siamo sotto i riflettori invece. Sì. E allora, grazie a Luca Marracino. Grazie, a voi. grazie al direttore generale a voi. del Campobasso 19 19 Ivano eh, Maselli, grazie a Stefano Maggiani, grazie Stefano presidente Ayak Molise grazie. e spero di rivedervi presto insomma, in questi studi. Ringrazio di nuovo Giorgio Palmegiano che è stato con noi nella primissima parte di questa eh, seconda parte, chiedo scusa per il gioco di parole, restate sulle nostre eh, frequenze, la programmazione eh, prosegue e grazie ovviamente a Luigi Putarivo e a, ad Andrea Diorio. Noi ci vediamo giovedì prossimo, buon proseguimento.